manga. Scritonelle, vero? Signori, ragazzuole, ragazzuoli, ruolatori, ruolatrici e tutti quanti, siamo tornati con questa merda questa sera. Quindi, proprio c'è, cioè, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Io non dico mai che non lascio in live, ve l'ho promesso, bene, però ho tipo il lascia passare per le parolacce solo durante Drawings and Dragons, quindi mi sfogo quello che non dico più, perché sapete, io sono abbastanza sboccato quando gioco di ruolo con queste persone. Siamo tornati finalmente con questa nuova puntata, nuova sessione, la seconda dell'Urlo del Cid. Ti trovo in proprio così. La season finale. Io sono putrefatto, nel vero senso della parola, sono morto di stanchezza, poiché stiamo facendo, come sapete, perché ho rotto le balle a tutti quanti, il trasloco dell'ufficio. No, in davvero? Giorni... No, davvero, non si nota. Non quante posso... scatole hai spostato, Nico? 189, una roba allucinante. Marchino uguale, oggi sembravamo tipo due lottatori di sumo in sauna. Ma le stesse scatole o le scatole diverse? Sì, perché Nicola l'ha messa in un posto sbagliato. No, naturalmente c'erano da fare gli ordini. Torna come cosa. No, ma ragazzi, c'erano da fare gli ordini oggi e Marchino aveva tirato via tutti i prodotti. Qualcuno, non sono stato io, o probabilmente sì, però qualcuno ha messo una delle scatole che doveva essere spedite dentro il pallet. Marchino è andato nel nuovo ufficio, ha spallettato tutto e naturalmente ha spallettato il mega pallet sbagliato. Ma credo quindi... che quel qualcuno fossi in realtà io. Ecco, in realtà sono tutte voci fuori campo, meno che la tua in questo momento. Perfetto, cioè, sono tipo i miei demoni interiori. Ma facciamo entrare i giocatori, Marchino. Regia... Facciamoli entrare, eccoli qua. Buonasera a tutti. Adesso sta funzionando tutto, il che significa che tra poco perché l'hai muore, detto? Infatti c'è, nel senso, eccoci. Guardate, tra parentesi, chi ci segue noterà la tazza, regalo di Marchino, meravigliosa. In questa tazza contiene acqua, meravigliosa. Ah, sì. Non che so buona quest'acqua, se è vero. Un pochettino amara. Allora, sono a casa mia sul divano, se mi rompete le palle anche voi con la federa del divano è tipo la copertina di Linus di Ottone, perché se io la tolgo Ottone va fuori di testa, quindi dopo verrà qua Ottone quando smetterà di russare lì, quindi verrà qua. Allora ragazzi, una settimana non ci siamo stati, ci sono stati dei problemi, la vita vera viene prima e quindi cioè, torniamo adesso, in realtà l'altra settimana potevate vederci perché in realtà abbiamo fatto una live dove eravamo tutti zitti, muti per 3 ore, quindi pazienza. Allora, cosa succede? Siamo qua a Drawings and Dragons, abbiamo con noi questa pletora di personaggi scelti da voi, tra parentesi, perché grazie ai sondaggi sono stati scelti da voi, e stiamo giocando a Troika. Troika, col punto esclamativo, per chi non lo conoscesse, è un gioco OSR. Cosa, scusami? Mi piace come lo carichi quando... Troika! Sì, perché puoi scriverlo Troika, invece Troika, cioè devi proprio... Cioè, non è una parola, non è una parola, è una fatality, è Troika! Se no non ce lo vendono. Cioè, sono tosa, aspettate, perché l'altra volta abbiamo portato culo. Amici, ho bisogno di un'altra non benedizione per l'esame di domani, visto che la scorsa volta mi avete portato bene. Guarda, spero veramente che andando all'università abbia tu un vestito sul giallo, arancione, azzurro, che sudi in una maniera disgustose e arrivi che sembri proprio che ti sta lacrimando qualsiasi cosa. L'importante così, cioè, è che tu non abbia studiato, soprattutto. No, puoi anche arrivare studiato, ma se sei così, cioè magari emani un odore poco gradevole, il professore ti fa due domande e poi dici ok, perfetto, 30, ciao, ci vediamo. Quindi questa ma quali libri, passioni? Non so, ma quando è che non entri in università? Perché non è che funzioni proprio così. Guardate che ragazzi, sto pezzo è in velluto, cioè veramente ho i capelli sotto che hanno l'asciugamano e sono tipo in sauna, un bagno turco. Ma infatti che bello non essere in casa con te, Nico. Ma sì. In generale. Ma che bello non essere quello in generale. Sì. Però vedi, il tuo fidanzato in realtà mentre dice queste cose qua mi scrivi messaggini, invece manda le nude pic, ho scritto Nico quanto vorrei essere in casa con te, vedi. Ma perché è uno spirito libero lui. Ma io e Lore ci amiamo. Oppure c'è una storia, c'è qualcosa di strano. No, è venuto anche a casa mia, gli avevo dato le Pringles al gusto tosto. È vero, buonissimo. Hai detto Pringles al gusto torti? Al gusto tosto. Sì. Sono le migliori, edizione limitatissima. Mi muto perché però ti fanno acido, un tosto d'acido, sono proprio buono all'inizio, ma poi un acido che... Sanno del risentimento e piaghe da decubito. Visto che questa comunque è una live di gioco di ruolo, magari potremmo anche iniziare a giocare di ruolo, cioè non stare qua a fare. Vabbè, se ci vieni, Nicola, va bene. Allora, la scorsa sera.
la scorsa settimana. E Nicola improvvisamente si è illuminato di blu. È vero? È perché sta a guardare Word. Sta a guardare riassunto di Word. Sicuro. È un porno coi puffi. Ragazzi, ma lui è un professionista, lui ricorda. Adesso no, lui spegnerà questo bagliore blu. No. Non mi ricordo sì, nulla. È l'ambilight che è tutta illuminata, la gestisco io della regia, guarda. Vai, gestisci Marchino. Allora, sì. Eravate sulla vostra chiatta dorata in direzione di Troika, la città delle sfere di questo nel cielo gibbone. Gibboso sarebbe però, mi piace il gibbone. E siete arrivati col vostro Zeppelin nella città di Troika, perché avevate l'invito per andare al Razzo Palazzo. Cosa stai dicendo? Ah, grinta il cane. Ah, lo vedo adesso, no, ero lì sopra su Word. No, lo sceriffo, Nico. più. Allora, eravate davanti al Razzo Palazzo, e sì, più il coso, dove c'era il bananò, e Lady Gerolda, che vi hanno fatto alcune domande, specialmente visto che era la cena dei desideri, dove potevate durante questa cena qua probabilmente un vostro desiderio può essere avverato. Vi è stato chiesto fondamentalmente il perché siete giunti in questo posto e quali sono i vostri desideri. I desideri dei vari personaggi erano: quello di Andrea era di trovare l'amore e fidarsi nuovamente di qualcuno, quello di Kren era tornare umano, è molto simile a quello di Marvin, il nostro guerriero guscio vuoto dall'armatura senziente. Staffington, mezzo elfo, mezzo lupo mannaro, era di ritrovare la sua metà, la nana Trinket. Cataratta, la ladra vecchia rimbambita, era di ritrovare il suo Lavinio. Non so se vi ricordate che Lavinio era morto in una maniera disgustosa dal troll contro la quercia, dentro la quercia. E The Tortis, di riuscire a trovare e castare la palla di fuoco. Dopo alcune vicissitudini e dopo aver fatto dire di sì a Banana, siete riusciti a entrare e la cena era un all you can beat, dove letteralmente ogni tavolo era diventato un ring e avete dovuto combattere col vostro cibo. Il vostro cibo è stato questo cocktail di schiaffi, l'insalata rissa, uno spago aglio, odio e peperoncino, e poi vi siete pure picchiati con la mazza caffè che è arrivato a urlare. Aspetta, non ti scorda il minestronzo. Giusto. Piatto forte. Nicola. Che è francese, lo capisci dall'accento? Quello è bellissimo della microprose, in effetti, però è per anziani. Come questa, come questa, sì, ma quella è da finti, però Dance Magic Dance, che l'hai comprata da H&M e fai mi piace Labyrinth. All'epoca le magliette di Labyrinth non c'erano infatti. Però posso dire che io infatti non l'ho capita la maglietta di Roberto, io sono stato zitto tutto il tempo. È una vecchia software house. Non so se hai notato che anch'io non ho detto assolutamente nulla, perché erano tutti felici e io non volevo essere quello. Non so cosa sia, però bello. Ed è così che funziona il consumismo. Di quanto stai sudando, Andrea? Ma guarda, io penso che piano piano inizierò a squagliarmi, a scendere la parrucca, a un certo punto vedrete solo la bocca e i capelli. Infatti c'ho il ventilatore puntato qui sulla cervicale, domani sarà divertente. Anch'io queste cuffie qua veramente sto soffrendo come un porco. Quindi Riccardo, sei vivo? Perché sei lì fermo, cioè... Ok, sì, perfetto, vivo Riccardo, non c'è senso. Weekend con il morto, sì. Così, sai? Torti? Weekend con il torto. Ci sto. Ok, che cazzo torniamo a noi. Torniamo a noi. Il programma di Need Games, dove si dicono un sacco di parolacce. Cazzo, stronzo. Ok. Allora, e Nicola si appoggia su un tavolo tremarello.
Sì, ho il tavolo quello da campeggio, perché c'è quello che nazica. È proprio accampato. Sembra quella roba della Top Gear. No, ma questa puntata Nicola si appoggia su un tavolo. Ciampa cadendo. Che borghese. Potremmo scoprire un altro fantastico funzionamento del manuale di Troika, magari messo sotto non fa neanche nazzicare i tavoli. Cosa non fa nazzicare? Nazzicare, tavolo che nazzica. Basculare in italiano. Basculare, però, non oscillare, okay. Nazzicare. Carino. Ogni stagione te imparo una parola, Nicola. Guarda, me l'appunto così dopo... La stagione scorsa era a spizzare, che non sapevi che voleva dire. Sarà una crema. Sarò. Vabbè, credo allora, che non se la sia appuntata comunque. Mamma, che cazzo mi sono appuntata, Marchino. Allora, fate questa scazzottata col vostro cibo, dopodiché si presenta l'organizzatore della cena. Che non so, cioè... Arriva assieme al suo braccio destro, nonché fratello, Rodolfo Ezechiele Amber, quel testa la pellice di Procione che qualcuno di voi ha già avuto il piacere di conoscere, e assieme a questa creatura con la pellice di Procione in testa c'è Jean-Louis Amber, l'organizzatore, colui che vi può effettivamente far sì che i vostri desideri si avverano. E vi ha detto appunto che soddisferà il desiderio di ognuno di voi e potrà anche farvi ricongiungere a chi eravate, perché chi eravate ancora è come voi siete. Per fare ciò fa vedere che, visto che non ha capito perfettamente il desiderio del forgiato Kren, quello di essere tornare umano, ha capito tornare un essere vivente, un qualcosa di naturale, perché aveva quel liquido verdognolo che gli usciva dopo aver disintegrato l'insalata rissa, e l'ha trasformato in una lattuga. Quindi adesso in realtà Kren è una lattuga forgiata. E Marvin è sempre a cavallo suo, quindi adesso è solo una lattuga. E adesso c'è il cavaliere della lattuga. Sì, ma una roba gigantesca, cioè tipo una lattuga di un metro e mezzo. Cioè una famosa lattuga Baobab, fondamentalmente. La Baolattuga. Siete davanti a Jean-Louis Amber, che vi chiede di ritirarvi assieme a lui nelle sue stanze. Che cosa fate? Beh, signorina, non me lo chiedevano da tanto tempo di andare privatamente in una stanza. Però si vive una volta sola. E io mi avvicino. Qualcuno mi può annaffiare? Ho sete. Mi scappava. Attento a chiedere a Drawings and Dragons di essere annaffiato. Infatti. Cioè, abbiamo tutti i sorrisi della Trinità. No, pioggia dorata. No, dissocio. Tu disegni dal fatto di poter annaffiare una lattuga. Sei orribile come persona. Esatto. Che acqua è? Un'acqua buonissima. Frizzantina, un po' amarognola. Fatta col lupolo. No, ti prego, dopo aver parlato di pioggia dorata, parlare di sta roba qua. No, per fuori. Allora, torniamo a noi. C'è Jean-Louis Amber che vi guarda e vi facendo di seguirlo. Intanto c'è nel salone gigantesco del Razzo Palazzo le altre persone che vengono o portate in salvo dagli antipasti o dal minestronzo, oppure che vengono mangiati da queste provvigioni. Esatto. Ucciso dalla mazza caffè, immagino. Lo seguirei di buon grado, anche perché lo conosco, quindi appartiene alla mia storia. No, io pure, appunto, dopo aver detto quello che ho detto, anzi mi ringalluzzisco tutta, mi pizzico le guance. Gli unici che hanno avuto modo di parlare con queste persone e di incontrarli sono appunto Andrea e Stefano. Io vorrei fare una prova di trappole, se è possibile. Dai. Nelle sue parole proprio. Ma quale abilità ha una lattuga, perdona? Ah, non lo so, me le dici tutte, le scegli tu. Okay, quale abilità sarà, tipo schiarmela, oppure sarà... Io pensavo crescere, nutrire in modo sano, esporsi da scomparso, ma è un altro e scrocchiolare. E scrocchiolare, ci sto. Allora faccio una prova su scrocchiolare. Perfetto, cioè, quante volte ti può capitare, Lore, di ruolare una lattuga? Mai più, speriamo, no? Che fortuna, perché quando mi dicono, però nei giochi di ruolo si ruola tutto, no, in questo gioco qua si può ruolare qualsiasi cosa, anche una lattuga. Ma ecco, comunque in trappole ho fatto 8 su 9. Una domanda tecnica, anche le gambe da cavallo sono diventate lattuga, oppure soltanto...
Te devono portare, secondo me. Che se come ti devo, come ti devo un carrello che muovi la mia cavalcatura, vorrei no portare. Scusa, tu puoi rotolare o lattugare, tipo lattugare tu lattugare verso ok, fai, se vai al trotto fai il lattugotto e sopra c'è adesso vado a cercare una Marvin che saltella in giro. Quindi galassugo quando vado veloce, ok. Sì, esatto. Entrate a fare una prova di trappole, Staffington. 8 su 9. Perfetto, non c'è nulla. Stanno invitando dentro la stanza, noi ci sono queste trappole per forza. E allora lo feguo come se da lui dipendesse la mia vita. Beh, in un certo senso sì, perché se no non sai come cazzo tornare indietro, quindi c'entra abbastanza la tua vita. È vero. Entrate all'interno della sua stanza, dove vedete che ci sono 3 specchi. 2 sono spenti, hanno un riflesso normale, riflettono voi. 1, invece, è molto particolare, perché riflette un mondo strano. I colori sono veramente sfasati. Gli alberi sono fucsia, l'acqua è arancione, il prato è blu, il cielo è giallo. E sentite uno strano rumore dolce provenire dallo specchio e anche c'è un suono molto croccante. Suono che qualcuno di voi ha già sentito in passato. È flebile. Io non mi sono laureato per tornare a fare ste stronzate. È chiaro. Allora! Quanto mi sta sul cazzo? Già lui si siede su questa specie di triclinio. Mi si vede in camera, non so, perché c'ho Word davanti. Mi sono sfogato. Sì. Allora mi metto più vicino, perché... Tutto sfocato, è finita. Basta, finita. Allora, complimenti per aver vinto la mia udienza. Come ho detto poc'anzi, avete avuto la dimostrazione che ho reso il vostro compagno un essere vivente. Posso soddisfare i vostri desideri. Se le interpreti tutti così, no. Ha detto, io avevo qualcosa verde, ha detto, vuoi essere qualcosa di verde come quello che ti esce? Sì, non sapevo fosse sangue. Io. Possiamo anche farlo tornare normale più avanti, però c'è un problema. A me basta che possa essere cavalcato. Chi? La lattuga. Si può cavalcare, il lattugotto. Comunque, davanti a voi avete 3 prove. 3 prove che avete già affrontato nei vostri universi. Chi da parte, chi da altra. La prima prova è riuscire a superare il Gaiaudo Torreo degli Amber Celestina. Piuttosto mi ammazzo. Mamma mia. Non ne so niente? È una ricompensa, sarà la soddisfazione del desiderio di qualcuno di voi, ma dovete porre molta attenzione, poiché forse incontrerete cose che avete già incontrato. O dunque, potete prepararvi, vi aspetteranno 4 prove. Aspetta, non erano 3 prove. È la versione estiva questa. Dentro ci sono 4 prove della prima prova. Vabbè. Ah, non lo so, prove, torneo, insomma, i miei anni gagliardi sono un po' passati, ecco. Non lo so. Signoria Cataratta, all'interno del Gagliardo Torneo, versione estiva. Summer Edition, vorrei che tu lo chiamassi. Ma c'è una sezione vegan? Per sapere. Devi chiamare Amber Tournament Summer Edition. Ah, io potrei saltare volendo. Così Daniele sarà con noi. Il Gagliardo, io ho detto che ci sarà qualcosa che avete già visto. Chi incontrerete lo scoprirete. Solo ruolando. Davanti a voi, appunto, c'è questa prova. Vedete che c'è sul triclinio Jean-Louis Humbert che vi dice, di prima di appropinquarvi verso questo specchio, che potete prepararvi in qualche modo. Non vi ha spiegato come.
Signora Umberto, allora, potremmo avere una prova tangibile che effettivamente lei è in grado di darci le nostre ricompense alla vittoria? Beh, Pufferbacco ha trasformato il nostro compagno in un rapa, in un perfetto essere vivente. Una lattuga, perdona, buona. Tesoro, la lattuga. Buona, sì, ma lo zuccherino. Ci tengo, Dov'è la bocca? Dov'è la bocca per lo zuccherino? Si apre sopra. No, basta che butti per terra un po' di zucchero, poi ci passo sopra. È una storia lunga. C'è l'aspetto della pianta della piccola bottega degli errori. Esatto, però più la figa. Degli errori è giusto, in realtà. Non è che... Esatto. Comunque, sì, la prova. Allora, innanzitutto, mio caro De Tortis, esplicati. No, dico che mi sembra che lei sia aperto a interpretazioni del tutto distorte. Questo è in base alle nostre richieste. Il tuo giudizio, non c'è prova di quello che stai dicendo. Lei, signor Latour, lei è felice? Era quello che voleva? Beh, oddio. Forse una cicoria, forse sarebbe stato meglio, non lo so. Comunque la lattuga, adesso hai una testa patrono degli ortaggi, l'imperatore degli ortaggi, un iceberg magari anche, non lo so, ci devo pensare proprio. Sono un pochettino irritato del fatto, De Tortis, che tu non mi creda. Mettimi alla prova, cosa vuoi che faccia? Io sono alla ricerca della palla di fuoco perfetta. Magari lei possiede una pergamena con l'incantesimo, me lo mostra e io so che manterrà la sua promessa. Dio del cielo, palla di fuoco, mi ricorda qualcosa. Vedi, De Tortis, che la tua mente è limitata. Questo è vero. Qual è la palla di fuoco perfetta? Quella che ammazza tutti. No, è sbagliato. È sbagliato, De Tortis. Vincente Banchino. Va bene. La palla di fuoco. Tu quando vai al mare con questa bellissima, questo bellissimo abbozzatura che ti contraddistingue sempre. È il sole la palla di fuoco perfetta. Hai visto? Quindi io ti posso dare una pergamena per fare una palla di fuoco. Ma perché non una pergamena che possa evocare il potere del sole? Va bene. Hai la mia attenzione. Quindi, visto che il sei sole stato è importante dubbioso, per noi piante, visto che sei stato dubbioso, potremmo fare un doppio utilizzo. Che vecchio. Che se supererete e trionferete nel Gaiado Torre, io ti donerò il potere del sole. Ok. La palla di fuoco perfetta. Nicola, io, visto che ci sono già stato insieme a Staffington al Gagliardo Torneo degli Amber, assumo la tipica espressione di Robbie Williams a Jumanji e faccio cenno a tutti. Sì, anch'io in effetti. Siamo un attimo e farei cenno a tutti gli altri di avvicinarci per prepararci, perché vorrei prepararli un pochino. C'ho un paio di domande prima, però. Qual è il suo guadagno? Purtroppo viviamo in un mondo dove solo il prepotente e il furbo si approfittano dei noi eroi, e noi cavalieri di Ventura che cerchiamo di portare la giustizia e illuminare la strada. Quindi perché vuole che ci confrontiamo in questo torneo dell'Amber Summer Edition? Ma come potranno esplicarti anche i tuoi compagni che già hanno avuto modo di vedere il Gaiaro torneo dell'Amber Summer Edition? È semplicemente intrattenere esso. Intrattenimento. Non ho capito. Come delle marionette giocheremo per il vostro divertimento, soffriremo, uccideremo, daremo la morte, la riceveremo. Cresceremo orgogliosi. Sì, sono nobile. Oh, perfetto, è una giostra e io sono bravo a giostrare. È esattamente questo, mio cavo Marvin. Ne sono entusiasta. Mi dia un cavallo, una lancia e sono pronto. Posso andiamo, una lancia e una lattuga. Aspetta. Porca Eva! Andiamo, miei brodi! Alla pugna! Ecco, non parliamo! Io cerco solo di strillare. Non date confidenza agli alberi, per carità! Non guardate, pugniamo! Gli alberi! Allora,
ognuno di voi può fare una richiesta a Jean-Louis Humbert. Una spada canterina! Che la interpreterà a modo suo, giustamente. A modo degli Humbert. Quindi, una prego. Sì. Allora, no, per correttezza farei iniziare Cren, che è una lattuga. Quindi, Cren, tu puoi anche chiedergli di tornare normale. Okay. Ok. Buona fortuna. Io, se fossi in voi, baderei bene alle parole che utilizzate. Oddio, fammi pensare. Prenditi c'è tutto il tempo che vuoi. Grande impressione di essere una lattuga. No, la lattuga mi piaceva, però... La lattuga guerriero, diventa la lattuga guerriero. Una lattuga corazzata. Una carattura. Immagine che bella. Oppure diventa un esercito di lattughe. Bene, qui ci facciamo un'insalatona di quelli che sono. Noi siamo legione. Puoi diventare la Caesar Salad. L'insalata imperatrice. Allora, no. Bada, Cren. Okay. Bada. Allora, no, ok, voglio diventare... Oddio. Questo è un re. Voglio diventare un re, no. Cioè, lo sai che adesso ti metti semplicemente una coroncina su lattuga, lo sai? La comunque la lattuga reale. O diventi una carta. No. Sarebbe un personaggio bidimensionale. Poi... Non sapete cos'è l'insalata regale? No. La Royal Salad. L'insalata regale. Tu, dalla lattuga, ragazzi, la lattuga gli escono dietro nella schiena quelle che sono due pinne di tonno. Gli occhi diventano due uova sode gigantesche. Ok. Tutto in giro gli escono queste manine piccoline che sono fatte tutte di croccantini, e tiene in mano quello che è un grande cetriolo gigantesco, con sopra una specie di martellone fatto da una gigantesca mozzarella, e ovunque, quando si muove, suda aceto balsamico. Ah, ma parla veramente di me, quindi, questa storia. Buono. Sei un'insalata unica, gustosa, leggera, ma sazievole. Mi sembra quindi che adesso... manchino i crostini di pane, però. Mancano i crostini di pane. I crostini di pane. I crostini di pane. No. I crostini di pane sono le cicatrici delle tue ferite, delle piccole crostini. A me mi viene un languorino. Mio Dio. Tanto ho appena. Nicola, io lo percepisco che lui adesso ha una natura regale. Sì, sì, cioè è proprio. Cioè, la mia spada, mio re! Gli fa la corona di mais. Perfetto. Ma quindi adesso ho anche l'abilità cetriolare, mi pare palese. Come... Qualsiasi cosa voglia dire, certo. Allora, è sicuramente l'abilità regale, più due. Chi abitava nella casa di Psycho, scusate? Hai l'abilità cetriolare, più uno, per quanto voglia significare. Vi ricordo... che voi qualsiasi parte del vostro compagno mangiate potete recuperare un D6 di ferite come se fossero delle razioni. Buoni. Ma esaurisce? Buona. Finisce? Potete provare a mangiarla, non lo sapete. Cannibalismo live sui canali di Need Games. Perfetto. Tu sei una lattuga. Perché ruolare una lattuga era troppo semplice, ruoli un'insalata regale. Non ci sono vegani, regale. Vero? No, ma ho cercato insalata. Hai anche le code di tonno dietro, eh? Certo, sono fondamentali per adesione. Cioè, parla con tono imperioso. Assolutamente sì. Adesso sono il re insalata e voi mi dovete il rispetto che siete al mio rango. Ah, io già mi sono inginocchiato. Alzati, mio prode, difendi il nostro onore di fronte ai nemici del regno e delle diete non bilanciate. Ragazzi, è geniale poter ruolare qualsiasi cosa, è la cosa meravigliosa dei giochi di ruolo. Cioè, insalata regale, puoi ruolare il fazzoletto di Nicola. Marchino, uccidetemi. La mia vita è un'orribile, vi prego. Cren, quindi adesso sei diventato l'insalatare, insalatare, come ti chiami, il re insalata?
Sua signoria l'insalata regale, non mi viene il nome. Sua signoria l'insalata che insalata. Secondo me è Caesar salad, è perfetto. Sì, in effetti Caesar salad. La Caesar salad ci sta, la Caesar salad è perfetto. Andrea. Ma con Patrizio. Posso chiedere qualsiasi cosa? Dipende sempre come la chiedi. Per favore. Per favore. Per favore, vorrei avere un'alternativa. Poi tu. Che richiesta molto meno bizzarra. Da centro sociale, capito? Che te fa, no, quella musica non è una centrale commerciale. Cioè, ma che sta scherzando? Cioè, cioè io ripudio il vincolo della colorazione normale, prato verde, cielo azzurro, invertiamo tutto, cioè. Allora, tu vuoi avere un'alternativa? Un'alternativa? Bene. Un'alternativa. Comunque tu te le cerchi tu, Nicola, comunque, queste scene. Allora, a un certo punto, dal nulla, vicino a te, compare una signora sui 50 anni, con una divisa blu, con un simbolo qua, una polo blu con il colletto con una riga gialla vicina, con scritto qua supermercato Alter, l'alternativa di qualità, scritto vicino, e ha in mano un'apprezzatrice. Quindi lei IVA dell'alternativa, è, okay. È esattamente quello che sono insegna. Sono la Nati, sì, mi chiamo Nativa Potocchi, lavoro all'Alter. Sono l'alternativa. Ci sono i supermercati. Vabbè. Alter da bene. Terribile. Sponsor di Pienzo, tra l'altro. Tu, Nati, sei esattamente la ragazza, sì, di cui avevo bisogno. I fagioli in sconto in corsia 7. Fagioli in sconto corsia 7. Grazie, teso. Grazie, bacini. Come parla questa biblica? Ce l'ha le unghiette quelle rifatte per cui deve battere i prezzi così? Sì, certo tesoro, per unghiette rifatte, zona Cosmesi, corridoio 4, scaffale 4. Amo, tu sei veramente la luce mia, via qua, via, dai. Sono mega felice. sono Nati dell'Alter. Quindi tu hai questa signora, quasi cinquantenne, okay, di quelle proprio spigliate, quelle che si sono sempre fatte un culo così nella vita, una grande comunque, che conosce tutti quanti, ed è vicino a una te. Top, una top. È pronto, top, c'è proprio una di quelle donne proprio, quel controcoglione. Mega felice. State mettendo una difficoltà folle. Denise, scusami, cataratta. Siate vaghi, sì. Siate tutti molto vaghi. Allora... Beh, il signor Dabert mi ha detto, giusto? Vabbè, sì, quello. Ecco, a me sembra che insomma un torneo ci sia parecchio da sgambare, no? Sì, insomma, bello pieno di attività. Sai perché ha una protesi all'anca? Giovanotto. Quanto chiede per una mia. Chiede per un amico. ecco, io forse c'è una cosa che mi piacerebbe, ecco. Vorrei tornare a Arzilla come quando avevo 80 anni. Insomma, era il mio canto del figlio. Bell'epoca. Su meta. Immediatamente ti senti un pochettino più ringalluzzita e le tasche decisamente più pesanti, perché esattamente quando facevi le varie pit stop dal medico di base e ti dava tutte le medicine, quindi hai con te 5 medicine diverse. Bomba. Ricordatevi, adesso vi dico un attimo, ragazzi, le regole dell'inventario, che sono una cosa molto figa. Ognuna di queste, cataratta, sì, può darti un vantaggio in qualcosa. Non so, se dovete correre, una ti fa correre più veloce, se dovete avere vedere qualche dettaglio, una ti fa vedere meglio, se dovete respirare sott'acqua, un qualcosa del genere. Però devono essere medicine, non dico reali, però qualcosa che faccia veramente per una persona anziana, quindi qualcosa, non so, che ti fa male le ossa, ti fa male per l'articolazione, l'artrosi, vedi poco bene, senti poco bene, via dicendo, amplificato. Come funziona, ragazzi, la regola dell'inventario? Voi avete nella seconda pagina 12 slot, ok? Vuol dire che se mettete le varie oggetti che ottenete dentro quegli slot lì, dovete tirare i dadi. Se entrate nel range, non so, se ad esempio tu metti la medicina al 4,
se tu fai 1, 2 o 3 non trovi l'oggetto, se tu fai 6 trovi l'oggetto perché è dal 4 in poi. È una cosa molto bella perché sta a voi decidere dove mettere gli oggetti. Ovviamente qualsiasi oggetto all'1 lo avete sempre, che si tira sempre 2 di 6, quindi è in appunto. Quindi tu hai queste medicine di quando appunto a 80 anni prendevi delle medicine molto più leggere e quindi stavi decisamente male. Ok, e posso risistemarlo perché ovviamente nell'inventario ho già messo... Sì, 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 sistemalo come vuoi. Ok. The Tortis. Ma è bello The Tortis. Io lo lascio così. Perché com'è? Ma che cosa gli è successo? Ah sì, ma fa impressione. Guardati, guardati. Oddio. È bellissimo, si confonde The un glitch. Po' nello sfondo. Sono psichedelico. Vabbè, vabbè, toh. Ecco tipo. Da prenti, Dario, scegli tu 3 abilità per la Nati. Dalla lista di Troika? Scegli o tu, sono abilità, devi scegliere tu, qualcosa di inerente a una persona che lavora come capo reparto in un supermercato. Ti sei fregato con le mani tue. E ha come arma una etichettatrice. Che fa più due Nicola, Nicola, ma io sono un avvocato di Yongardi. Tra le mie abilità c'è etichetta. Naturalmente era tutto pensato. Certo, certo, Nicola. Scusate, vai, io devo andare in bagno. Scompaio un attimo. Vai già a prendere la prima medicina. Esatto. Vai. Io desidero uno spoiler. Ti metto un bel lettone. Che ti apparirà una lettone sulle schiaffe, vero? Vabbè, ho capito. Esatto, esatto. Ti hanno bruciato l'unica cosa campagna. Che potevi pensare, Nicola. No, perché c'è anche il diruttore in aeronautica. Che? Non ho idea di cosa sia un diruttore. Sapete, vero, che sta andando su Google a cercare fare rutti male in aeronautica. Elemento dell'area di aeroplano. È quello di disturbare il deflusso della corrente. È sempre quello delle macchine. Hai cazzo di flat. Il concetto è quello. È sempre dalle ascelle, delle auto. Hai due flat sotto le ascelle, il che se inizia a sbattere velocissimo le ali, ti possono assestare le braccia in qualche modo. Naturalmente, se vuoi usare l'abilità di ruttore, devi ruolarla. No, fa caldo. Ma c'è può anche planare. Un aumento di velocità di discesa. Ha funzione anche di freno aerodinamico, non so come, ma ti faccio... Cioè, vabbè, ci vuoi il sole, quindi ti sarai un cazzo di... Ma che brutta fine. Hai scelto tu uno spoiler. Va bene. Nicola, quanto gli do le abilità della signora? Dagli un punto in meno, da fai 2 punti in meno delle tue. Ok. Tanto dovete ruolare, mi diverto, adesso ho paura. Marvin! Oh! È tutto chiaro? Se chiedessi una lancia mi ritroverei con un veicolo degli anni 70. Se chiedessi... Per il deltino integrale Martini te l'avrei messo. Quindi chiederò una spada intonata a me. Intonata a te? Bravo mio prode. Una spada intonata? Nelle tue mani c'è una spada. È magra, ha un ciuffo ribelle, ha una cravatta, ha degli occhiali, ha una sigaretta in bocca. One for the money, two for the show. Marvin, sarò la tua spada. Usami trafiggi gli avversari con me. Perfetta, era esattamente quello che volevo. Non è finita la mia presentazione, è appena il prologo. Il clip ovviamente era voluto. Esploso tutto comunque. Sto pensando, ma non... Stato, non canto così bene. No. Sei stato molto bravo. Adesso sicuramente i vicini vengono a sparare un culo. Che caratteristiche c'ha la mia spada canterina? Ah, innanzitutto ha l'abilità
Pavarotti. Ok. Devi decidere tu che cosa fa, non ne ho idea. Posso fare l'abilità Little Tony che preferisco. Va bene. C'è un piccolo mini pony, Little Pony, lì vicino. Va bene. Little Pony. Dai, no, l'ultima Little stagione, Tony, dai, per finita. Dai, è che manca poco. E ha un +3. Il +3 al danno. E naturalmente il +3 al danno viene attivato solo se fai un duetto mentre combatti con lei. Certo, ovviamente. Vabbè, spada intonata con Marvin, quindi per forza. Quindi al posto di sfidare a duello, sfidi a duetto. Spada del cuore, spada del cuore. Senti, devo aggiornare le caratteristiche. No, devo aggiornare le caratteristiche di attacco, però non c'ho la tabella sotto mano. Come funziona rispetto alla spada normale, visto che c'è il +3? Dammi un secondo, vado nell'abilità della spada e te lo dico subito. Grazie. In fondo. Aspetta, hai chiesto un secondo? Sì. Allora adesso Master Marchino. Allora. Spengo tutto. Rage quit de Troika. Mi pare giusto. In chat in ogni caso stanno facendo partire pubblicità occulta all'Alter. Mi pare giusto. Robby, te lo copio nella nostra chat. Ok, perfetto, grazie. Allora, no, guarda, te lo mando. Ma dov'è? Non trovo più. Eccolo qua. Ti ho mandato la stringa, se la apri con i vari dati. Beh, fai un po' come vuoi, allora. No, vabbè, se per le armi, se sono, le ho date prima. E infine, last but not least, Summer Edition. Abbiamo il nostro Stuffington, mezzo elfo, mezzo lupo mannaro. Comunque, Stuffington, elfico dalle creature orfine, che cosa desideri? Mio signore, un umile bardo come me non può desiderare altro che uno strumento da fonare per incantare le folle e intrattenere le popolazioni. E quindi io ti richiedo uno strumento semplice, umile come me. Un Thoramin, anche detto Zeusofono, te lo mando in chat. Questo lo conosco. Te lo mando in chat, non è una scusa per mandargli il cazzo, vero? Magari è lo strumento. Se il Thoramin, aspetta, se il Thoramin fosse il cazzo? Così che lo chiama. Cercate su Google Thoramin, cercate su Google Thoramin. C'è anche un tambruto, volevo. Oddio, impazzisco, una medicina terribile! Thoramin tablet! Oh, che meraviglia! Che trona anal tablet! No, mamma mia! Oh, è la serendipità. È la serendipità. Ma era tipo una bobina Tesla. Oddio, no, no. Ha chiesto un Thoramin, corretto. Zeusofono o Thoramin. Sì. Devo capire perché è in russo. È una medicina russa. Allora è buona. Allora. Allora la voglio. A cavallo stiamo. A cosa serve? Per fonare. Da poi. È una roba per il sangue. Cambia da... No, è una roba brutta. No, non è giusto. No. Zeusofono. Io comunque ho una matita con un gattino. Bravo. Carino. Teremin. È Teremin, non Teramin. No, Thoramin. Thoramin. Lo sappiamo tutti che è. Il Thoramin è un'altra roba. Il Thoramin è un'altra roba. Il Thoramin lo suonavano pure le Zeppelin. La sigla di Doctor Who è fatta col Thoramin. Esatto. Guarda, meraviglioso. Dal nulla, lo vedo, il Thoramin. Dal nulla, Stuffington, vieni colpito da un fulmine. Ma ti fa 2 danni. E intorno a te vedi che distrugge qualsiasi cosa, un tondo di 1 metro proprio spacca qualsiasi cosa, quindi sai che puoi fare un incredibile danno. E quando esce, ma dai, porca puttana! 2 danni si è preso? Sì, lui si è preso 2 danni. Sì. Però capisci che puoi fare molto danno. Però okay, ti prendi anche tu ogni volta 2 danni. Va bene. E in base all'imprecazione che usi, imprecazioni umane, non bestemmie, sì, puoi aumentare il danno. Qua ok, danno. Molto bene, mi piace molto. La ringrazio, mio signore. Bestemmia fa un TPK. Or dunque,
siete pronti ad affrontare il Gagliardo Torneo degli Amber Summer Edition. Miei prodi. Sei pronta, Nati? Teso, certo. Sono pronto ad assistere al torneo di voi altri inferiori, sì. Inferiori. Io ricontrollo. Era una spada nel cuore. Nel cuore. Raga, se cantate tutta la sessione mi ficco una matita nell'occhio. Sì, sì. Sì, sì, vai. Anch'io. Anzi, io mi controllo le medicine. Sarà veloce come veloce il vento. Cosa? Dal nulla una voce parte da The Tortoise. Benvenuti, gentili passeggeri. Questo è il capitano The Tortoise. Questo è il volo 745 destinazione Gagliardo Torneo degli Amber Summer Edition. Le uscite di sicurezza sono qui. Io ve le indico. E qui. E vi prego per cortesia di non fumare durante il volo, per qualsiasi cosa potete chiamare un assistente di volo, e tra poco passeremo con un carrello che avrà bevande, snack caldi e freddi e soprattutto la nostra meravigliosa lotteria per vincere fantastici premi che non si caga mai un cazzo di nessuno. Grazie. Ma sai che c'è? Stavolta quanto re non... Stavolta fortunata, magari. Pretendo e non è che vinco, io pretendo le cose. Quando cammini, Cren, quando cammini davanti, sì, a te, cioè, vengono sparsi, cioè dal nulla compaiono petali di rucola. Fogli, giusto, di rucola. Anzi, di recola. Senti, io direi che è ora di pugnare. Mio prode, scegli un bersaglio e uccidilo nel mio onore. Pugniamo! Pugniamo! Attraverso lo specchio. Beh, adesso che vuol dire pugnare, pugnare... Si parla già sporco, insomma, sembra un po' brutto. E quindi ti fiondi? Attraversatelo. Chi si fionda? Io. Perfetto. Che domande, Nico. E Gurt. Marvin, appena entri dall'altra parte, arrivi in questo mondo che per un secondo ti scombussola pesantemente, perché... Come sei abituato tu, tutti i colori sono totalmente sfasati. C'è la classica erba verde, il cielo azzurro, gli alberi marroni. È totalmente diverso. Come vi dicevo, gli alberi sono fucsia, l'acqua è arancione. Fuschia. Sono... Cos'è fuschia? Fuschia. È l'ottava. È una foschia fucsia. È quella che sta comparendo. Guarda che regia incredibile. Va tutto in foschia con Nicola adesso. Non so quello in foschia. Non so. No, si vede. Ah, perfetto, scusami, che avevo Word, devo leggere, ho scritto un sacco di robe. Un cazzo, se no. L'acqua è arancione, nell'acqua vedi delle strane creature che sembrano quasi degli ippopotami, però non riesce a capire bene a distanza. La cosa però che ti stupisce, innanzitutto davanti a te vedi quattro persone che sono ferme lì che guardano l'orizzonte, ma sei attratto da un suono che pensi che provenga dalla tua spada, in realtà ti rendi conto che proviene dall'erba. La guardi e vedi che ogni stelo d'erba ha questi occhioni giganti, questa bocchettina carina con la linguettina, e ti guarda, e tutta l'erba, centinaia di migliaia di steli d'erba che emettono tutte quante lo stesso suono. In continuazione, tanto che un po' diventa abitudine. Oh, interessante. Potrei prendere l'intonazione. Asciuri. Come se riesce a c'è modo di non calpestare l'erba? Cosa vuoi fare con l'erba blu? Non calpestare l'erba. È impossibile. Allora calpesto e avanzo. Infatti senti centinaia di voci che si spengono sotto i tuoi calzari di metallo. Oh, ti prego, non molto nobile. Marco, ma sei scemo? È morto il socio. Va bene, ecco, andato. Ora è tutta tua, Need Games. Ma chi? Voi vedete dallo specchio, lo vedete Marvin che entra. Dopodiché, avanza verso delle figure. Voi siete ancora dentro. Che cosa fate? Entriamo. Io mi guardo con Andrea e dice, direi che è il momento di... Non si sa mai che dei giovani vadano prima, dai, insomma, dell'esperienza. E vado anch'io. E dai, va, famo sta cosa.
Io vado e entro dicendo: mio prode, quest'erba mi infastidisce, uccidila. Quando entri, Kren, l'erba, visto che tu sei comunque il signore supremo dei vegetali, cioè, vedi che si sposta e si china davanti a te. Finalmente rucola, un'accoglienza degna di me. La rucola, che è verde, l'erba è blu, la rucola quando cala si anima anche lei, vedi che sposta con le sue foglie acuminate e un po' frastagliate i steli d'erba per farti passare. Tu sei il sacro signore dei vegetali. Vuoi fare una battuta su security a rucola, ma non è venuta, quindi pazienza, andiamo avanti, fate finta che ci sia stata, ridete. La security. Esatto. Perché ci hai comunque provato, Nico? Era difficile. Sì, sì, sì. Era impossibile, esatto. Andate a cagare. Prego, entrate all'interno di questo portale. Siete, Andrea, tu, purtroppo te lo ricordi molto bene, Staffington, anche tu. Purtroppo te lo ricordo. Purtroppo anche io me lo ricordo molto bene. Ecco. Ma... davanti a voi, c'è anche tu, Kren? Ah, scusa, non me lo ricordo. Ma no, eri con Kren? Sì. Ah, sì, hai ragione. Sono imbecille, scusami. Davanti, vedete, quattro persone che avete già avuto modo di incontrare. C'è Ser Panfilo della Grande Quercia, paladino senza macchia e senza paura. Al suo fianco Terenzio, l'umano paffuto, stagliere e scudiero. Poi c'è Liconassi, l'elfo magrissimo, maggiordomo e faccendiere, e Baba, l'halfling femmina, impareggiabile cuoca. Sono lì che stanno un pochettino organizzando, vedete che in giro da un po' di parti ci sono già dei gruppi di persone che stanno abbastanza, sono ognuno è affaccendato in qualche prova. È la Summer Edition, vedete che c'è un cartello Summer Edition. Effettivamente potete notare, voi ve lo ricordate che è già stato qua, com'era sontuoso il vecchio Torneo degli Amber, ma questo è, evidentemente c'è stato un taglio di budget o qualcosa del genere, è proprio un intrattenimento, cioè sono stati tempi duri anche per l'Amber, no. Evidentemente. È che sono meno episodi, è tutto qua. Esatto. Per me è la quarta edizione degli anni 90, so. Esattamente. Ma quindi è la Summer Edition, quindi stanno tutti in costume? Ovviamente. Il paladino ha un costume intero che replica l'armatura del paladino. Il costume quello anni 30 dell'uomo. Ma il mare è sempre fatto di Fanta? Sì, il mare ha ragione, l'acqua ha ragione. Beh, io sono contentissimo, io mi scende una lacrima, non mi perturbo nell'espressione perché ormai sono diventato un duro, ma mi scende una lacrima. Senti, io mi avvicino al maggiordomo. Faccio... maggiordomo? È Liconassi, un elfo magrissimo, maggiordomo e faccendiere. Salve, senta, ma che si fa da queste parti di bello st'estate che avete organizzato? No, perché noi avremo una certa premura. Ma, qua organizziamo la Summer Edition del Torneo degli Amber. Come potete vedere, c'è stato un pochettino, a mio avviso, una caduta di stile per ciò che riguarda l'organizzazione, un taglio al budget abbastanza importante, però le prove sono sempre le stesse. Ah, ok, quindi insomma facciamo le prove. Sì, noi quattro vi diamo le prove, potete scegliere Ser Panfilo ne da una, Terenzio ne da un'altra, Liconassi, ovvero me stesso, ne da una terza, e Baba dalla quarta. Dopodiché, una volta prese, se riuscite a completare tutte e quattro le prove, vi dico che è parecchio tempo, è solo... ma noi ci siamo già visti per caso. Ma sì, ma era un'altra vita. Ma... mi scusi se mi permetto, ma è possibile che io me la ricordi nuda? Ma guarda, mi fa un po' arrossì, ma poi ci stanno le amiche. Comunque sai, ricordiamo sì. Tutti nuda. Sì. Comunque sì, era. Ma era prima che me laureassi, prima che andassi. Sammo, c'ho una carriera, non me posso tanto esporre in questo senso. Ho preso una laurea doloris causa. E... comunque, senta, noi avremo qui, ci avremo bisogno un po' di quaglia, quindi insomma, dimmi un po', Alfred, dimmi dai che cosa c'hai, che cosa possiamo fare. Quindi, sì. Nana barbuta, sempre piaciuta. Decidi di affrontare la mia prova? Certo, Jeeves, la tua prova. Perfetto.
mettermi sotto gli occhiali. Un sorriso amaro che zampetta è una cosa alquanto sospetta. Come trasformare un sorriso così amareggiato? Sicuramente in qualcosa di sguaiato e ancora meglio se bagnato. Anche io c'ho un po' un déjà vu. Una volta degradate queste parole, sei sorrisi giganteschi, sei labbra, con delle gambette e con un qualcosa tra colla che gli sta stringendo sulle labbra, non capite bene che cosa sia, spuntano dall'erba. Ok. E a chi tocca per prima, a loro o a me? Adesso potete scegliere voi. Voi vi ricordate le prove all'incirca? Sì. Tu? Io me le ricordo. Allora, avete davanti i baci amari. I sorrisi amari. Prego. I sorrisi amari. Queste, sono queste labbra belle carnose, con questi bei denti, sono delle bellissime bocche, con le gambe e l'arco a tracolla. Questa è Troika, ragazzi, è un gioco SR, quindi se possibile lo scontro è sempre meglio lasciarlo più lontano possibile, però è sempre un'incognita che potete utilizzare, assolutamente. Va bene, quanti sono? 4. Va bene. Allora, io ovviamente c'è la Nati con me. Sì. Io gli faccio cenno che lei ha capito. E voglio utilizzare sul primo dei sorrisi amari una delle abilità che ho segnato per la Nati, che è coerente col suo lavoro, che è scontare. Io voglio che lei sconti il primo sorriso amaro, perché voglio farlo piangere, voglio fare sentire che viene data per scontata. Ok. Era lunga, ma non era male. Come puoi rendere un sorriso scontato? Beh, ovviamente, girandomi verso i miei compagni, allora, innanzitutto con l'apprezzatrice di Nati, che segnerà un chiaro deprezzamento del 75%. E poi soprattutto girandovi verso i miei compagni e sperando che loro sfoderino il più sfavillante amaro dei loro sorrisi per fargli capire che non è niente di speciale. Cosa fate voi compagni? C'è la Nati che gli va vicino con la sua etichettatrice, gli mette uno sconto sulle labbra della prima che si trova davanti, che è abbastanza spaesata, e vi guarda. Vabbè, io mi avvicino, guardo bene. Eh no, beh, capisco, insomma, perché abbiano messo uno sconto. Vedete che non riuscivano proprio a togliersi dal magazzino questa. Un'imitazione. Ma poi così provo volgare, cioè. Vedi che il sorriso si increspa un po'. Ordinario. Fammi un tiro scontare, Andrea, per favore. Allora, io a scontare ho dato... Gli ho dato 2. Sì. Quindi è la tua abilità più 2. Marchino, non andare in tipo per i gatti. Quindi 7. 7, perfetto. Tirami 2 di 6. Devo andare sotto, no? Sì. Ah, mannaggia, 8. È il problema che la Nati gli ha fatto lo sconto. Però ha in mano il classico volantino, no? Certo. E vede che gli sconti però partono dalla settimana del 26. No. La settimana del 26, cioè questa è sabato 26, è dal sabato 26. 26. Vabbè, dal 28 e no e no e no, no, caro fottuto, è dal 26 è questa, mi dispiace. Non si scherza con quelli che c'hanno i consegni, sì, lo sappiamo quando è lunedì. Davvero? Lo sappiamo io, tutti quando è lunedì. Io non ne so un cazzo. Allora, okay. Allora visto che mi sento molto vicino in questa frase, la Nati guarda
tira fuori la penna e dal nulla senti taglia il 26 e scrive 24. Fossero tutte così. Quindi oggi è scontato. È proprio... mi dispiace. Ma... adesso è tutto in mano ai tuoi compagni. Se riescono a fare qualcosa per fare avvizzire questo sorriso. Vi ricordo, ragazzi e ragazze, che il sorriso può essere... come trasformare un sorriso così amareggiato in, sicuramente in qualcosa di sguaiato e ancor meglio se bagnato. Prego. Io direi facciamola bagnare con le lacrime. Nicola, io avanzo un passo più nobile possibile. Marvin si para davanti alla Nati. Metto una mano sotto l'ascella e comincio a fare delle il rumore. Ma se tutto di metallo, cosa vuoi farà clang clang clang? È vero. Spiega. Spiegati. Adesso spiegati. Sentendo un rumore così ritmato. Nessuno resiste a quel rumore, si ride sempre. La ammazza la vecchia. La spada intonata a te inizia a fare beatbox. Perfetto. Perfetto. Certo. Marvin ha fatto la sua mossa. Voi? C'è il sorriso che è un attimino così. C'è da... così è. Senti, vado davanti a un altro sorriso. Sì, ecco. Sono serissimo. Lo guardo, se vedete. Possibile. Sì. E rimanendo se... aspetta un attimo. No, no, devi rimanere il razzo palazzo. Funziona solo se razzo palazzo. Razzo palazzo. Razzo palazzo. Razzo razzo, razzo palazzo. Razzo palazzo. Giocate con me, non contro di me. Palazzo razzo palazzo. Il razzo palazzo è piccolo. Rimango serio. Rimango serio. Rimango serio. Razzo. E dico: un uomo entra in un caffè. Splash. Ha ha ha. E poi mi butto in un laghetto. Soltanto che siccome c'ho gli spoiler, non casco, no. Tipo foglio di carta. Il sorriso. Sì, proprio c'è, cioè, inizia a ridere e vedi dal nulla che casco queste lacrime perché sta ridendo dal ridere e il... scompare. Intanto c'è il sorriso davanti a Marvin che così in beatbox si fa... fa beatbox anche il mega sorrisone. Non sembrava un beatbox, però va bene. No, deve prendere. Devise! Andiamo quanti a sorrisi sono rimasti? A Devise! Cosa? Ma okay. Quanti sorrisi sono rimasti? Tre. Uno, no, sono due sorrisi amareggiati e un sorriso basito. F5. Ok. Allora, io vorrei fare una cosa, se posso. Prenderei la mia lampada, o meglio, prenderei l'ampolla d'olio che serve per refillare la lampada d'olio. Aspetta, te mi confermi che il lago è di Fanta e non di San Pellegrino Aranciata Amara? Ma che cazzo? Tira un dado. Tira un dado, esatto, tira un dado. Grazie, Lorenzo. Solo. 1, 2, 3 è Fanta. No, perché ne ho di più. 1, 2, 3, 4 è Fanta, 5, 6 Aranciata. Okay. No, aspetta, io uno voglio l'orangina. Anch'io, mi piace. Un'orangina. È ancora meglio della Fanta l'orangina, eh? Esatto. Tiro 2 di 6, quindi, sempre. No, sì. Un di 6, uno. Un di 6. È una romanetta. 2, quindi? È Fanta. È uscito. È Fanta, perfetto. Io allora prendo la mia ampolla d'olio, la svuoto, la riempio di Fanta e la porto a un sorriso amaro dicendo: tieni, farai affetato. Porgendogli questa boccetta di Fanta. Ciao, Ottone. Ma non c'è una corrispondenza tra affetato e Fanta? Ma te lascia fare. È giù l'altra volta con l'asso, effettivamente nessuno ci vedeva un nesso. Il sorriso ti guarda e devi ficcargli la bottiglietta in bocca perché non ha le mani ai piedi. Ma molto volentieri, vai. Lui la prende e beve la bottiglietta. Adesso si è bagnato, no? Sì. Ma non okay, sta sorridendo. Ok, anti-climatico. Io vado il cetriolo. Il cetriolo va.
Lei cioè, sembrano guarda... quelle battute dei Griffin che non capisci quando arrivano. Ma quella arriva, è bellissima. Ragazzi, io tra l'altro sto vivendo... Quella arriva, il problema è che non passa. Un'esperia surreale, perché io vi vedo tutti in lag, perché visto, mi da Twitch, che questa quindi soluzione... non so cosa dite che fate. Allora, Lorenzo Magalotti, questa soluzione fa veramente cagare. Ok. Quindi il sorriso non l'ha presa bene, ti rutta in faccia, visto che la Fanta è frizzante, si sdraia per terra, col suo tipo bacia per terra, tende l'arco coi piedi e ti lancia una freccia. Io mi posso buttare nel laghetto insieme a The Tortoise? No, certo, è un tiro contrapposto, quindi tira un tiro contrapposto, scegli o lo colpisci oppure ti colpisce il sorriso. Se colpisci tu mi dici cosa vuoi fare, o gli fai danni o altre cose. Comunque cioè, sono veramente deluso, dopo l'asso mi aspettavo, ero lì, invece proprio hai fatto una merda. Vabbè, ma perché ha toccato le stelle troppo in fretta? No, sì, cioè, io esatto, ho dato tutto, cioè, nel primo episodio qua. Bruciato tutto, basta. Io poi ti ho chiesto se era amara, perché la Fanta è dolce, il sorriso si sarebbe addolcito, però... E perché poi hai detto lascia fa, quindi pensiamo c'è un ribaltamento di prospettiva. No, no, mi sono valutate ampiamente. Però più va avanti e più mi sta a divertire a me. Senti, cioè, capito, sta a divertire un besto. Sono un po' quelli che arrivano dopo, tipo quella del busto. No, ma guarda che se prosegue fa l'effetto Lundini, cioè quel disagio che... Ah, quindi è tipo The Office. Ah, ok. È tipo un effetto di Huffington, altro che una festa di Lundini. Hai fatto due. Io non ho fatto niente, il due è di prima, voglia. No, è di prima, di prima. Io allora devo tirare su che cosa? Ecco, dimmi tu che cosa vuoi fare. Io ho fatto 6 in totale. Boh, tirare su simpatia, ma non ce l'ho. No, no, ho tirato su simpatia. Oddio. Cioè, guarda, posso usare trasparenza. Però c'ho trasparenza. Cioè, che vuoi fare con trasparenza? Cioè, se so, now you can see me, now you can see me. Cosa vuoi fare con trasparenza? Bello! Essere bello, fallo! John Cena! Ma io devo trasparenza. Il primo gioco dove prima tiri e poi decidi cosa fai. Ma sti cazzi cosa? Cosa vuoi fare? Lore, non si stacca più un cazzo, non si sta capendo. Trasparenza, gli voglio far capire che sono desolato. Vai, tira, provo che tu fallisca e ti faccio un culo devastante. 6, trasparenza c'ho 7. Ma non c'entra niente, il bonus, quanto è di bonus? No, no, è andato corto, è andato. Ah, ma quindi era ora che sei ridetto. È contrapposto, io tiro più 2, tu tiri. Ma non c'entra niente, sono 11 tiri, ti trovi in trasparenza. Ma quindi era ora che si rideva, ho capito. I tiri di troica, gli unici sopra sono quelli sull'attacco, poi i tiri per colpire. Ti ho detto, fai come se dovessi colpire, sì. Poi mi dici se hai successo, puoi o colpirla o buttarti nel raghetto di Fanta che ti guarda, scicca fuori. Allora, è contrapposto, io ho fatto 14. Come hai fatto a fare 14? Oh, sei due dati a 6. Più 7 che ho tirato. Ok, ho capito cosa vuoi fare. Ho capito cosa vuoi fare. Vuoi spiegare? No, spiegacelo! Vieni qua, Ottone, ho bisogno tu di... Tu che hai capito, dici? Dai, metti Ottone. No, metti Ottone, cioè è qua. No, ma metti la live solo di Ottone, proprio. Vieni, Live. Niente, dorme russa, non ha voglia di salire. Non ha mai voglia di salire. Vinci la prova di trasparenza, cioè, che cosa vuoi fare? Mi getto nella cosa più trasparente che trovo, ovvero il laghetto. Ma che significa? Ma adesso mi indigno io! Basta. Marvin. Nicola, Marvin. Lo attacco! Esatto, grazie. Sì, dai, fai un tiro per colpire. Mio prode, puoi trafiggere quel coso là, per favore, grazie. Se no faccio bestemmiare il pappagallo, io ve lo dico. Può bestemmiare? Il pappagallo sì. Quello di lui no. Lo fai fare, per favore. Però bestemmia, 4, penso, le divinità sue, penso. È 4-8? Pure io ho fatto 4-4.
Io c'ho la spada nuova, quindi t'ho fatto un culo come la capanna. Per la spada canterina, tra l'altro. Perché con... Nicola ha fatto 8. Rimma cocorita. Più? Tiro del... Quanto è l'abilità? Aspetta, scusami. Allora, abilità 6, quindi... 14. Io ho l'armatura ammantato di chiavi, meno 2. Pari. Tu vai per colpire Staffington, perché lui ha l'armatura con meno 2. Ma la sua trasparenza è disarmante. Un po' sì. Lo... E quindi perde, guarda, l'arma. Lui ti guarda negli occhi e in totale trasparenza ti dice: e sono un coglione. Allora scusa. Allora scusa. Ha fatto un tiro su 104. Intanto c'è uno dei sorrisi che è incazzato. Uno è scomparso, uno è basito. Guarda, voglio andare dal sorriso incazzato perché io avevo un piano con la signora. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci sono ancora Cataratta, Kren e Denise. Ah, ok, scusa. Ah, io volevo provare a prendere una cosa dall'inventario. Che cosa? Te lo posso dire dopo? No. È un nuovo stile di gioco. Infatti mi piace, cioè, se ho capito che si gioca qua cazzo di cane, le regole tanto non sono. No, allora, vorrei prendere una medicina, la medicina per gli occhi. Che numero è? Medicina per gli occhi, l'ho messa al numero 4. Perfetto, Urca. Tira. Difficile. 4 è agra, Difficile. 2 di 6. Ok. Devo tirarne 2, Cavolo, 5 per un pelo. Ah, maledizione. No, superato, no? No, superato, 5 è superato, Ah, ok. Tutto quello che c'è sotto. Ah. Ok. Sì, sì. Allora io senza farmi vedere tiro fuori questa, intanto controllo. Mi avvicino a quello che mi sembra incazzato. Sì. E quello in quello incazzato è quello che è sdraiato, che ha lanciato una freccia contro Staffington, che però si è buttato nel laghetto, e c'è Marvin vicino che ha cercato di trargli una spadata. Yes. No, vabbè, io vado appunto contro quello che mi sembra appunto incazzato. Faccio: ma scusi signore, io lo vedo un pochino, ecco, irritato, giusto? Mi sembra un po' irritato. Forse, ecco, ma lo sa che l'irritazione passa prima dagli occhi. E guardi un attimo in su, guardi in alto e... Ma cosa dovrebbe amareggiarlo, visto che mentre guarda in alto, io prendo la mia medicina degli occhi, che è un collirio, e glielo sparo tutto negli occhi. Tu gli spari tutto il collirio negli occhi? Ma scusate, il collirio negli occhi dei sorrisi? Sì, perché hanno gli occhi sopra. Ah, ok. Anzi, no, gli occhi ce li hanno, è tipo sono... Burghi. Sì, esatto, cioè, esatto, esattamente una cosa del genere. Era uno schifo devastante. L'immagine che avevo trovato all'epoca mi fa ribrezzo tuttora, e hanno questi occhi, perché infatti devo imbagliarsi, che vedi che inizia a sbattere velocemente, no? Con questi lacrimoni che iniziano a scendere, però non sta ridendo, cioè ha gli occhi in giù e la faccia, poi non ti spari il collirio, che se lì gli occhi si muovono velocissimi come se fosse in preda a un attacco epilettico. Ok, vabbè, però intanto l'ho bagnato. Basta? Faccio il solletico. Dimmi le abilità che hai. Allora, le mie abilità ho furtività. Sì. Serrature. Sì. Consapevolezza. Sì. Arrampicarsi. Sì. Trappole. Sì. Coltello e balestra. Bene. Scegli tu una di queste abilità e spiegami come potresti farla ridere. Allora, bada, e se ti becchi anche tu o un calcio volante o una freccia in mezzo agli occhi. Allora, proprio con consapevolezza, perché voglio farle rendere conto in questo momento di quanto è ridicolo, insomma, che sta sbattendo tutto, che... Comunque, Danny, adesso mi rendo conto perché sei innamorata di Lorenzo. Cioè, proprio è palese, la pissiana come cosa. La pissiana. Sì, è trasparente e consapevole. Ce l'ho il lapis, la pissiana. Sì, cerco di renderla, appunto, consapevole che in realtà non si deve prendere così tanto sul serio. E quindi, appunto, il fatto che lei sta tutto... sta così, in realtà è molto buffo. E quindi...
Fammi un tiro di consapevolezza. Sapevo tu di sei, no? Sì, veri sei, devi stare sotto. Quanto hai in totale in consapevolezza? Consapevolezza, c'ho 7. Sì, perfetto. Devi fare sotto meno di 7. Ha fatto 7. Vale, purtroppo, purtroppo vale. Lei si rende conto che effettivamente... Prenditela con un po' più di allegria la vita, no? I dadi hanno parlato, però mi fa molto girare palle questa cosa qua. Lei guarda, guarda te, guarda, guarda Staffito. Meglio soli. E scompare in mezzo all'erba, e anche l'erba, l'erba ti guarda e ci dudica. Non fa rumore l'erba, ti guarda in malo modo. Scompare anche il secondo sorriso, i dadi hanno parlato, già sempre credere nei dadi. Adesso sono rimasti solo due sorrisi. Sta, potete scegliere voi, a Cren, a Martin. Io vado dal mio sorriso, vado dal mio sorriso, lo guardo un po' così, gli faccio... Il sorriso non è una creatura vegetale, eh? No, no, non mi interessa. L'erba si inchina davanti a te. Gli faccio... A me sinceramente... Le minestre riscaldate non mi piacciono. E gli do questa martellata con il mio mozzarellone cetriolato. Ah, quindi vai di cetriolare? Vado di cetriolare, assolutamente sì. Ah, vabbè, allora tu colpisci, vai. Tiro per colpire contrapposto. Loro hanno un più 2. Quindi è... Azz. Io ho fatto 7, però a cetriolare onestamente 8. Quanto hai tu in cetriolare di valore? Beh, se vogliamo usare... No, è come il tuo attacco, eh? È come il tuo attacco. Quanto hai tu con l'attacco, con l'altra arma che avevi? Ah, io ho soltanto... Come attacco avevo soltanto tipo la pistolet, combattimento pistolet, ma non ce l'avevo. Ah, vabbè, il pistolet è una figata, stai a distanza, quindi è come se tu dal tuo cetriolo sparassi delle mini mozzarelle, qui non è il mozzarellone, è le mini mozzarelle. Ah, ok, sparo delle burrate. Utilizzo quelli che hai fatto. Delle ciliegine di mozzarella. Ok, allora ho fatto 10. Lo colpisci a distanza con le tue ciliegine di mozzarella. Fammi tirami per i danni. Perfetto. Tira di curare. Un di 6 e guarda nella striscia dei danni. Ok. E ti dico io un pistoletto. Dimmi te perché purtroppo non c'ho la... Pistolette, vabbè, dimmi con tira e poi ti dico. 6. Minchia! Era una mozzarella da frigorifero questa. Allora, là, tra virgolette, uccidi perché gli fai 12 danni. È mortale il pistoletto. Tu come uccidi un sorriso con una mozzarella? Marchino, stiamo raggiungendo livelli altissimi. No, ma stai ancora più comodo, non c'è problema. Pensi che spegnendo la ward ti si veda meno? Esatto. Guarda, ti sembra un ring light. Beh, se non altro, diciamo che almeno con una mozzarella, almeno quella bocca ha un motivo per sparire, visto che insomma è già abbastanza piena e non ha più tempo per stare a sorridere o piangere. Ah, quindi c'è tipo gli riempi la bocca di mozzarelline? Tutto così, sì. Una scarica di mozzarelle. Però in realtà scopriamo che è intollerante al lattosio. Esatto, probabilmente è intollerante al lattosio. Perfetto, vieni qua. Tu sali, 10 anni, tu sali a rautone, vieni qua. Spaccare bene, vieni qua sopra. Tu gli spari tutta questa quantitativa di mozzarelle devastanti dentro le sue labbra giganti e la bocca si riempie tantissimo ed effettivamente tutta bella gozza, e quando sei tutta fa questa smossa, no? Un po' come diceva appunto prima il test dell'indovinello, no? Un qualcosa di sguaiato, è talmente piena che proprio che gli escono le lacrime quando ti abbuffi e ti ingozzi, e anche questo sorriso scompare. Così si risolvono le cose dalle mie parti. Rimane l'ultimo sorriso. Ci sono Marvin e The Tortoise. Ma io, sai che è successo? Io mi sono buttato nel laghetto, ma siccome ho gli spoiler, non riesco a entrare. Faccio tipo quando ti rialzassi per in base. E urlo. Sei un ecrano plano. E continuo così, girando con un coglione intorno al laghetto. Ok, tutti coglioni intorno al laghetto. Marvin, ci siete tu e il sorriso. La spada continua a fare il beatbox.
No, perché è scomparso quello che faceva il beatbox. Okay. Se tu continui a fare le pernacchiette con la... No, non fai più le pernacchiette perché hai provato a colpire Staffington. Ah, è vero. E allora estraggo la mia spada canterina. La mia spada canterina come caratteristica c'ha che tutti cantano con lei quando viene estratta. Sì. E in tono fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori rosa, stasera esco, ho un anno di più. Io vorrei che mi mettessi il film e lo accompagno col coro. Dov'è che posso uscire da sta roba? Io sono affascinato. Meno male che sto rimbalzando nel laghetto. Voglio fare il mio accompagnamento col Toramin a questa canzone, quindi mi metto vicino e comincio a intonare un acuto altissimo. Ma poi soprattutto dall'erba, dall'erba sotto, dai. Senti. Ma che rumore fa il Toramin, Toramin, Toramin? Non lo so, devi invocarlo. Vaffanculo, Zeus! Roba del genere. Senti, canta la bocca. La bocca cerca di non cantare, ma ampliata anche dal suono dell'erba. Dimmi che è vero. Appena apre la bocca gli infilo dentro la spada. Cosa fai appena apre la bocca? Appena apre la bocca infilo dentro la spada. La spada li senti, chiude la bocca, chiude, senti. No, non siamo stati mai lontani. La bocca, ragazzi, ancora troppo presto. Ti ricorda? Odio. Si ricorda del dei suoi amori passati. Ma pensa. E mentre muore, mentre sta scomparendo nell'erba, ti guarda e fa: posso stringerti le mani? Stronza, non ce l'hai le mani. Che amarezza. Ma io da dietro era tanto educato. Marvin scompare. Questa dove c'era? Il sole, che ore sono? 10:30. Aspetta, non sono. Oh, cosa c'è? C'è la pallina, vai, prendi la pallina. Ciao. Ho detto sei un coglione. Scusa, io lo capisco. Astruzzo. Vai, 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 Ottone. Vai, fuori la finestra. Sì, poi dovete sapere che casa di anzi, il salotto di Nicola non è di 200 metri quadri. Tipo ce l'ha. Metri quadri. Ma gli lancio dei famosi pomi d'ottone. A 30 centimetri gli lancio. Sta praticamente prendendo la squoscia. Sì. No, cioè, gli sto lanciando la pallina. Il pomo di ottone. La pallina. Se vuoi lanciare la pallina nella camera di qualcun altro. Cioè, no, io finché non piangete sangue, la dico, finché non piange sangue. Allora, tornate indietro, vieni qua, Ottone. Vieni qua, vieni qua sopra, dai, Ottone. Dai, ciao, ciao. Allora, riuscite a superare la prima prova. Tornate da Liconassi, che vi guardo e fa... Ottone, basta un secondo, Liconassi, mica baia. Fa, siete stati... Lo siamo stati. Bravi. La prima prova è superata. Prendi un foglietto, tipo andetro, e segna la prima prova. Dopodiché, vicino a voi ci sono. Ottone, vacca boia, aspetta un secondo. Ci sono Sir Panfolo della Grande Quercia, Terenzio e Baba. Ottone, ti distruggo la pappagorgia. Che cosa volete? Con chi volete parlare? La prima prova è superata. Bisogna fare tutte le prove. Possiamo confabulare tra di noi? Certo. Posizione da tutti così. Ho un'idea. Quel signore ha un foglietto dove segna le prove che abbiamo superato. Sì. Accoppiamo. No, lui vi ha dato un foglietto con apponendo la sua firma. Vabbè, c'è un falsario tra di noi. Io mi spiace a trasparenza. No. Non vorrete mica rivivere questo incubo altre tre volte. No, più che altro c'è qualcosa che non va in me. Mentre mi asciugo poi. Quando sono arrivato in questo luogo, è come se uno spirito antico si fosse stato di me e mi ricordasse ricordi che forse non sono miei o forse lo sono. Forse io non sono quello che credo di essere. Non so, però in questo momento direi, perché non li uccidiamo? Come stavo suggerendo, uccidiamoli e falsifichiamo le firme e facciamo la finita. Sì, uccidiamoli. Posso fargli causa?
Mi vogliamo uccidere di noia, no? Ci sono queste tre persone. Intanto c'è però The Tortoise che comunque gli Oni sta viaggiando. È tornato. Ho detto che mi sto anche strizzando i vestiti. Ti stai strizzando i vestiti, perfetto. La mozione è ucciderli, grondare di sangue, del loro sangue, subito! Ma allora, devo cambiare il titolo del personaggio qui o tengo Marvin? No, ti lascio Marvin. Tengo Marvin, sì. Senta, signor Scatoletta, lei mi sembra che c'ha un po' di problemi nei ritratti, insomma, mi sembra un po' esagerato, ecco. Ma Scatoletta, questa armatura mi opprime, poi mi sento prudere! Grattati! Forse una cremina per il prurito, forse vuole dell'olio piuttosto? Dell'olio per se serve dell'olio ne ho in abbondanza. Possiamo uccidere anche lei? Così non vale, Basta aspettare 10 minuti. Gli spettatori hanno votato. Uccidiamo qualcosa, uccidiamo qualcuno. In tutto ciò, sì. Ci sono sempre queste tre persone che non stanno, cioè, voi siete ricche e confabulate. Non avete un affetto, un aspetto minaccioso, anche se probabilmente li volete ammazzare o così del genere. Sono lì fermi che anche sono lì loro che confabulano sull'anima. Quando The Tortoise senti una cosa sulla gamba, ecco, abbassi lo sguardo, vedi che è un rametto. Sì, il personaggio sbagliato, vero? Che ti guarda e fa: sai che tu assomigli al mio papà? Mamma, c'era che assomiglia al papà. E adesso chiamerei un secondo una pausa perché mi sto facendo pipì addosso tutto quello che ho bevuto. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo tutti quanti fatto la pipì, ci siamo tutti quanti rinfocillati, come potete vedere The Tortoise si è mangiato un cornetto. A una certa età c'è una carenza di zuccheri, quindi bisogna prendere degli zuccheri. Ricordatevi, ragazzi, non mangiate il cornetto se non volete diventare come Riccardo Torti. Cosa importante. Allora, bentornati, facciamo questo piccolo preambolo, piccolo riassunto di questa sessione incredibile. I giocatori mi stanno mettendo in una difficoltà folle, però è divertente per questo. Una cosa che ci tengo molto a dire, no, non mi sono messo la testa sul bandino, mi sono legati i capelli, guarda che meraviglia, tac, è che con la fortuna di giocare con persone che si conoscono bene e soprattutto che sai che puoi portare al limite, perché ragazzi, comunque noi stiamo facendo uno show, anche se c'è l'effetto Mercer, no? L'effetto Mercer di Critical Role, tutti quanti voi lo conoscerete, è che le persone che iniziano a giocare di ruolo e si siedono al tavolo, in questo caso stiamo parlando di D&D, e alla fine della sessione dicono: cacchio, però in Critical Role non giocano così. Critical Role, ragazzi, è uno show con doppiatori professionisti, attori professionisti e un budget della Madonna dietro. In realtà, come stiamo giocando noi, a noi è capitato di giocare anche privatamente e siamo così, ma perché siamo un gruppo di amici che gioca. La cosa bella è che, vedete, stiamo letteralmente giocando di ruolo. Io ho uno stile particolare, cioè a me delle regole non me ne frega molto se non quando sono veramente pregnanti, e vedere giocatori che ruolano personaggi allucinanti, c'è una specie di prete rosso con i flat di un aereo, una insalata reale che lancia un cetriolo, delle mozzarelline, Caesar salad, prego. Sì, una Caesar salad, un non so anche come cazzo chiamarti, Robby, una specie di armatura senziente che canta in duetto con una spada, un avvocato che ha una capo reparto di un supermercato, cioè quella questa... è colpa tua. Sì, va bene, quella è colpa vostra del gioco. Ma questa è la cosa bella, adesso voglio essere un attimino serio, del gioco di ruolo. Ruolate, cioè divertitevi assieme, e quando vi dico che ho ruolato una banana dentro un dungeon in un frigorifero, è così. Cioè, sì, è vero, hai ragione, Luca, anche Critical Role sparano minchiate a raffica, però anche le minchiate che sparano loro sono
incredibilmente belle da sentire, cioè non che le nostre sono più belle minchiate di bastardi, da negare. Noi invece okay. siamo sgradevoli, siamo turpi e malcreati. Basta, io un consiglio che do sempre, guardate Critical Role, il primo episodio mai stato fatto è l'ultimo. Il primo e l'ultimo, guardate come ruolano nella stessa maniera, l'unica cosa che è cambiata in una maniera incredibile è il tutto il background, tutto il reparto tecnico, cioè è diventato cioè, voi considerate che quando vanno live hanno 200.000 persone che li seguono, 200.000, cioè una roba allucinante. Si divertono anche loro, ormai sono tanti anni che ruolano assieme, quindi si conoscono anche molto bene. Io li ho visti giocare alla Game Hall con 2 anni fa senza telecamere e giocano così, quindi era bellissimo anche solo ascoltarli. Però veramente spingete sempre sull'acceleratore, cioè divertitevi, si chiama gioco di ruolo, quindi anche se state giocando a giochi pieni di regole, a qualsiasi cosa, ruolate qualsiasi cosa e cercate, se fate master, di non dire mai di no e trovare sempre invenzioni. Tanto c'è Google, ci sono le cose, sono un sacco di minchiate, e poi io sono sempre per le regole sopra ruolo. Ma torniamo a noi, perché entriamo le regole sopra ruolo. Ho detto così? Sono così stronzo, hai detto Marco? Così. Mamma mia, hai detto così. La schifezza che ho fatto. Sei stato di grandissima ispirazione con questo dialogo. Infatti, vogliamo ruolare fortissimo. Attacchiamo. Sì. Per una volta, pagina 37 del regolamento. Per una volta, sì. Il combattimento. Siamo uniti, Nico. Sì. Cioè, siamo quello che prendete seriamente assieme è attaccare tutti. Attacchiamo. Sì, sì, abbiamo deciso di portare il gioco di ruolo a un livello un po' più alto. Allora, perfetto. Come sapete, per una volta vogliamo essere coordinati. Allora, non mi ricordo assolutamente le regole. No, le regole me le ricordo. Il sito Troika cerca Initiative Tracker. Comunque la voce fuori campo di Marchino ha dato veramente un improve, mica da ridere. Una massa di più. Signore e signori, Marchino. Allora, eccolo qua. Troika Generator. Allora, voi siete in 6. Allora, voi attaccate, davanti a voi avete... Ho già perso tutto. Eccolo qua. Ho anche le statistiche, che bravo che sono. Sir Panfilo della Grande Quercia, paladino senza macchia e senza paura. È mio! Terenzio, umano paffuto, staliere, scudiero, anche lì con assi, perché anche se avete c'è anche lì con assi di con lui, comunque è elfo magrissimo, maggiordomo e faccendiere, e Baba, halfling femmina, impareggiabile cuoca. Quindi, cioè, sono tutti quanti un abbigliamento estivo, quindi hanno le Birkenstock, parasole, balasi, io attacco quello con le Birkenstock. Allora, il peggiore di tutti, le sottovalutate le Birkenstock, ecco qua, sono brutte. Sì, vabbè, almeno a casa io sparerei veramente tanto. No, se qualcuno della Birkenstock ci sta seguendo, allora, io le amo le Birkenstock, è come recchioni, camminare sulle nuvole. Che non prendiamo un euro dalle Birkenstock, è tutto finito. Allora, questo Covid che cosa ti ha fatto? No, no, esatto, Roberto, quando faccio i viaggi avventure che l'ho totalmente rivalutato. Allora, Marco Munari mi prende sempre per il culo perché dice che ho comprato l'Himalayan perché ce l'aveva Roberto e altre puttanate del genere. Anche le Birkenstock? No. Denise, da quanti anni mi conosci e tutti quanti voi brutti stronzi, io ho sempre le Birkenstock in fiera. Purtroppo sì, ti ci prendo per il culo da un bel po' di anni. Una roba meravigliosa. Cioè, mi fa piacere capire che è proprio un punto d'orgoglio per te che non te fai parlare dietro, capito? No, ma ragazzi, no. Ma voi io ho queste. Allora, scusate, ho già tutte le cartucce. Ma vuole Birkenstock? Io ho anche quelle. Io ce le ho rosse, però quelle le metto solo col pantaloncino camouflage mega yo-yo e calzino alto bianco dell'Adidas. Però mi deve dire una cosa, voi ci uscite con quelle perché io ci esco. Certo. Io ci esco, certo, col calzino bianco. Io sono giovane, le ciabatte di Fortnite. Cioè, comunque... Io ho 10 anni che non mi metti i pantaloni corti. Vabbè. Così, perché? Comunque un completo elegantissimo con sotto le Birkenstock fa una figura porca. Attacchiamo. È vero. Allora attaccate. Facciamo un piccolo ricapitolo. No, non recapiamo niente, attacchiamo. Ma no, recapone dell'iniziativa, che non ti ricordi un cazzo, non ti ricordi tu, cioè... No, niente iniziativa. No, attacchiamo. Dardo incantato sul primo dalla fila, dai, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I nemici sono in 4, hanno 8 d'iniziativa. Allora, segnatevi queste cose qua, perché sennò siete talmente rincoglioniti che non ve lo ricordate. Allora, Kren. Sì. Tu hai il colore Crimson.
Crimson King, ok. Dei colori normali, no? Ma non può avere il colore inglese, verde lattuga, perdona. Ma no, perché non me ne ricordo, cioè, Martino, per quello. Cataratta. Sì. Tu hai il gold. Il cosa? Poi, The Tortoise, gold. Il colore più difficile di tutti, il Teal. 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 Cazzo di colore. Teal. Tutto Teal. Chissà se fanno le Birkenstock che ho. Marvin, tu hai il purple. Okay. Stuffington, tu hai il lime. E Andrea, tu hai l'honeydew. Come il lampone? Honeydew, no, non lo so, è honeydew. Tipo miele, ma come sta bene con l'honeydew? Perché so dolce. E in questo caso, so ragazzi, dolce. Voi sapete, in teoria in Troikas bisognerebbe mettere dentro un sacchetto dei token colorati. Si estraggono e si mette un token di un altro colore che è il fine turno. Quando c'è un combattimento, molte persone dicono: cacchio, però se non esce mai il mio turno, cosa faccio? In realtà sono sempre tiri contrapposti, quindi anche se vi attaccate quattro volte, potete sempre rispondere, potete fare voi i danni. Giro le carte. Via. Ale. Vorrei potervi farvele vedere, ma no. Start round, new round. Praticamente okay, ogni due è un verdure. Teal, Teal è un verde petrolio. Teal. Vai. Teal. Vai, tocca a me. Non mi ricorderei. Dardo infuocato, sul primo della fila. Allora, dardo infuocato, tu ti devi togliere quei punti e fare un tiro per colpire. Ok. Non mi ricordo cosa fa dardo infuocato. Vado a vedere l'incantesimo, scusami. Dardo de fuoco? Dardo infuocato, il personaggio spara fiammate impressionanti dalla punta delle dita, infliggendo danno a un bersaglio entro 20 metri. The Tortoise. Allora. No, aspetta. Dimmi, so quanto ti piace il fuoco. Sì. Ti ho dato dei flat. L'esperienza del fuoco. Che mi hai dato? Dei flat. Ah, sì. Hai flat. Caccia bombardieri. È tipo vento, no? Quindi se tu spendi il doppio dei punti. Sì. Doppio però puoi attaccare tutti loro, però tutti loro faranno un tiro contrapposto, quindi puoi beccare anche 4 danni in faccia, però il doppio dei punti per 4 vale la pena. I punti sono quelli accanto? Sì, quanti sono i punti? Uno. Due punti spenderesti, li puoi colpire tutti e 4, fai un tiro unico, va bene, facciamolo. Perciò due ad abilità, vero, da togliermi? Sì, due ad abilità, esatto, va bene. No, l'abilità, no, l'abilità, Ricky, alla resistenza. Alla resistenza. Ferita. Bellissimo questo sistema quadri. Attento che se fai uno, fai doppio uno, so cacchi, è la tabella degli ops. Cadi. Grazie per avermela tirata. Vai. Che cos'è sta cosa? Non so io. 2d6. Oh, non è lì. 4 più. 4. L'abilità totale, vicino. 12. Sì, Hai 8? 16. No, 12. Aspetta, hai fatto 4? Quanto hai di abilità? Sì, ho fatto 16 in totale. Hai 12? Ho 12. Che cazzo fai avere 12? 2 di livello e 10 di abilità. Me coglioni. 10 di abilità? Vediamo. No, è vero. Ho sbagliato. Sì, no, giusto. 10 di abilità. Una roba... vabbè. Puppamelo. 2 di 6... più 4 così dorci anche lui, hai visto? Quindi in totale, scusami, è 16. Scusa, non ho rollato. Muori, stronzo. Ti ho sudato. Ma non si vede. Ruolano. Che stai a fare? Niente, che stira, fatto e io perché per 4, 10, 11, 4, 10, vero, 8. Vero. Niente, allora tu adesso mi devi tirare un D6 e in base a quello fai i danni, The Tortoise. Tirami un D6. Per far 6. È un 3. 3. Hai fatto 5 danni a ognuno di loro. Tu ancora fumano. Lanci queste... Loro sono distratti, lanci queste, ti avvicini come per dire scusate, volevo un attimo parlare le cose, Dopodiché lanci il tuo incantesimo e li avvolgi tutti quanti nelle fiamme. Fai molto male, non molto, abbastanza male. Mi piace. Next turn. Any enemy preso di sprovvista e infuocato, il Sir Panfilo della Grande Quercia ti guarda
disonore attaccarmi mentre ti appropinqui per dialogare con me. Ma lo fa, De Corpis lo fa. Lo fanno. È la roba sua. Io ti colpirò. Ma io sono lontano. E io mi avvicino. Io scappo. Io vado anzi, si avvicina Marvin, ti guarda. Cavalier, vorrei andare a schiaffeggiare il suo compagno che mi ha attaccato in maniera così ignobile. Mi fa passare. Io non riconosco compagni. Sta avendo una crisi. Chi ce l'ha retra? Torna indietro. Zingler guarda Terenzio, un mano paffuto, tagliere e scogliere, fa: Terenzio, appropinquati verso quella creatura di metallo. Ti attacca Terenzio. Contrapposta, no? Sì, contrapposta. Vado su giostrare o su spada? È quello che vuoi tu. Giostrare. No, aspetta, però allora, hai la spada canterina fuori? Sì. Allora la spada canterina è con quella spada. La spadazza lì. Ha fatto 10. Tu hai fatto 10. Io faccio... No, scusate, l'ho messo di 4. Perdonami. Glielo del culo a sto cane. Non è mio. Io ho tirato, mi sta allagando brutalmente di 20. Qua. Non sta qua, lo sai, è doppio perché c'è la Hai fatto 8. Lo vedete? Con 2 più 6, 8, sì. Perfetto. Perché a me mi è stata 8. Ah, hai fatto 8. Io ho fatto 10. 8 più... 8. 16. Milioni. Ah, no. No. Lo colpisci? Tiro un D6 e no, lo aspetta, tiro su. Aspetta, tu adesso hai un'altra. Sei più incazzato. L'armatura è diventata più scura. Più incazzato. Tipo l'armatura di Guts quando. Uccidere! Che cosa mi sta succedendo, Perdiana? La spada. Avanti! Ok. Le mie orecchie. La mia dignità. No, non ti preoccupare, va tutto bene. Sì, scusa, faccio casino, scusa. Il mute, questo sconosciuto. Telefonata del vicino. Vabbè, ma sono le 11. No, non ti preoccupare, fa tutto bene, ti ho sentito urlare. È finito il coprifuoco. Madonna, il passivo aggressivo, Puoi vedere, sì, guarda, stavo scopando. No, perché non c'è mia moglie e non mi sembra il caso di una cosa del genere. Stavi parlando con i punti alla fine delle frasi. Mi stavo amando da solo, bene, esatto. Vengo così io. Allora sto facendo un nuovo video di OnlyFans. Esatto, non tarparmi le ali delle mie carriere. Allora. Ma il dado? Che dado? Non so, dove tirare i danni. Sì, infatti, adesso devi tirare i danni, devi tirare un D6. Sulla la scenetta prima. Esatto. La tabella è quella che ti ho girato prima, della spada. Non vede il risultato perché mi lagga nel roll 20. Quanto è uscito? Ma hai fatto 2. Due. No, non è il dado 3D. Sì, sì. No, ce l'ho attivato. Mi so. Ce l'ho tutto attivato, funziona. Allora, ho fatto due, sono 6 danni. Su chi? Sul cicciottino sotto? Su quello che mi ha attaccato, ok. Allora, cicciottina aveva già preso 5 danni. Tu lo colpisci con estrema violenza, anche la spada, cioè... Non ti vede! L'erba si sposta, urla devastanti. Tutto è diventato il Wagen. Sì, esatto, esattamente. Cioè, senso, è tipo un concerto dei corno, fondamentalmente, questo duello. Poi, i vicini di Roberto non chiamano perché tanto sanno che urlano. No, ma si cagano addosso, cioè, più che altro. Il giovane, il paffuto Terenzio è molto ferito e arretra arrancando, ma non è ancora a terra. Tu intanto sei lì che godi come un pazzo. Lascio andare la spada preso dal mio stesso errore. E tocca ad Honeydew. Andrea, state. Va bene.
Allora, io mi abbasso la maschera da luciadora e ovviamente inizio la mia ringa processuale brandendo la mia ascia, che è il mio assistente legale. Invocando il precedente legale della causa Minty contro Mork, causa per grooming, io invoco il massimo della pena. E prendo l'ascia a due mani e cerco di spartire nella giustizia il maggiordomo. Tra parentesi, quando tu parli, la spada di Marvin ti guarda e ti fa: io ti amo. Non solo tu. Bene. Allora, quindi uso, come si intitola, combattimento con arma, detto anche processo. 2 di 6. Detto anche processo. Un 10. Oh, bel 10. 10, preciso. 10. Tra parentesi, il duello giudiziario è chiamato il duello di Dio. E che non so, stavo vendito, mi stai chiedendo di bestemmiare, cioè nel senso è la speranza che io bestemmi. Vabbè, direi che quindi questo vuol dire che la giuria ha accettato di vagliare il massimo della pena. 4, 11. Siete sicuri che questa cosa non sta violando il concordato, vero? Ho fatto che qualcosa la sta violando. Boni. Dai, okay, su chi? Su Terenzio? No, su Terenzio scusa, su Alfred. E faccio i danni, Allora, vediamo quanto gli fa. No, quello che ha attaccato una cosa, una sola cosa, Andre. Quello che ha attaccato Marvin è Terenzio. Il maggiordomo è Nicolassi. Nicolassi volevo colpire. Ok, perfetto. Mi sembra giusto. Giselle, scusa, focussare, si va su un altro. Tiro un D6 solo per i danni. Ho fatto 3, quindi 6. 6 danni. Anche lui prima aveva preso 5 danni. È abbastanza ferito con questo colpo qua. Tu lo attacchi. Proprio c'è, cioè, obiezione! Lo colpisci. Cazzo, è successo? È la giuria. È la giuria. Non l'ho messo io, Sì, infatti, cioè, lo colpisci. Bellissimo. Lo ferisci molto forte. E lui si stacca ferito e ti guarda con estrema basito. E poi ti guarda con estremo odio. Comunque sono molto sorpreso, piccola parentesi, di come è nato Dario come giocatore. Non aveva mai letto un cazzo, adesso sa tutte le regole, guarda lui, una roba, sono in... Hai visto? Sono sotto tranquillo. Però non è any enemy. A questo punto Terenzio, aspetta. Tocca alla signora pure. È vero. Alla signora iniziativa con te. Sì, ci sta. E quindi voglio usare un buff per i miei compagni, uso pure la terminologia tecnica, un buff, perché c'ha l'abilità fuori tutto, e quindi sostanzialmente... C'è scritto, e l'altra ve la faccio vedere se ritoccasse a me, e quindi sostanzialmente... fuori tutto è che escono tutta una serie di articoli, però da supermercato, e i miei compagni li possono brandire come vogliono per combattere. No, se mi entra. No. Sì. Allora, ok, fammi un tiro. C'è un qualcosa di meraviglioso, però dopo devi dirmi tu un oggetto per ogni giocatore. Sì. Aia. Aia, no, deve stare sotto? Sì. No, c'ho 7, niente. Ok, lui adesso apro. C'è, cade, era bellissimo. No, aspetta. Allora, alter. Allora esce una confezione di latte Sardegna. Ok. Una bevanda gasata al gusto di cola. Una bevanda gasata al gusto di ananas. Ok. Esce una confezione di yogurt magro. Ok. Due confezioni di gelato ai gusti misti. Ok. E due lavapiatti. Devo assegnarli. Come due lavapiatti? Due confezioni. Uno allora. Pensavo tu. Non ho letto. Lo decido io o vogliono sceglierla loro? Se no, decido io. No, decidi tu. Decidi tu. Allora, io do la Coca, tipo Coca-Cola a Marvin perché toglie la ruggine, lui c'ha la corazza. Non si giusto.
do il succo d'ananas a Staffington, perché così magari ci fa qualcosa e si redime della cosa dell'aranciata. E vabbè, però è come dalla droga ai bambini. Vabbè, però è andata in prescrizione quella cosa, quindi non vedo perché devi tirarla fuori così. Poi c'era lo yogurt. I piatti, ragazzi, sono i detergenti per i piatti, eh. Ecco, per qualche motivo mio, una cosa è un problema intimo mio, un mio fetish, do il lavapiatti a The Tortoise perché mi piace, e do lo yogurt magro a Cataratta perché digerisce meglio. Dieta, e se cioè... deve tenere... E che c'è rimasto? Il gelato. Il gelato, vabbè, allora il gelato alla nostra crema insalata. Aspetta, però, visto che la Caesar salad è regale, visto che la Caesar salad è regale, Caesar salad a te, davanti a te, compare anche perché all'altra c'è anche la marca che conviene, ti compare davanti anche una confezione di Galbanino, l'originale. Ma quello ci sta bene, quindi. E un'informazione tu per conosci, The Tortoise, conosci proprio i miei kink, per... tu conosci proprio, cioè, ragazzi, se voi andate su altersupermercati.it c'è il flyer, quindi ci ho preso da lì, c'è dell'alcol, il mind flyer, intendi forse il detersivo per i piatti, c'è il mind flyer, c'è dell'alcol, giusto così, va bene, però c'è un problema, cioè, lì me il Galbanino e il Galbanino è la morte mia, quanti danni mi fa? Maledetti toscani, hanno rovinato l'Italia. Hai rovinato l'Italia. Due, cioè, come se fosse un coltello, sei uno stronzo. Lore. Allora, il Galbanino è un attacco formaggesco. È un randello, mi sembra giusto che sia un randello il Galbanino. È un formaggioso randello. Guarda, perché, anche poco, un danno. Perché un danno. Kurene c'ha soltanto cose falliche. Non è che ha cose falliche, c'è cioè un cetriolo, sono gli ingredienti dell'insalata. Cioè, no, è vero, Nico. Sono un essere umano, vero. Diventato robot, diventato insalata, devo chiaramente compensare. Allora, ti prendi due danni. Sta adesso... Next turn. Quindi resistenza. Sono io. Tu. Quindi è il Galbanino che ti ha ferito. Quindi io posso usare tipo Galbanino ferito. Posso fare cioè, tipo, in un gesto di stizza per essere stato ferito dal Galbanino lo lancio contro il primo nemico. Perfetto, fammi il tiro per colpire contrapposto. Ok. Quanto va a galbanare però? È come no, è un attacco normale solo che fai danni del Galbanino. Okay. Famosi danni del Chiaro, no? Famosi danni da Galbanino, tra l'altro. Io ho fatto 10 in totale. Io ho fatto. Beh, allora è sempre la combi. Diciamo, uso sempre della pistoletta. No, ho fatto 9. Ti colpisco io. Già. Quindi il Galbanino mi rimane attaccato alla mano. Chi attaccavi, Kremlin? Qual è il primo più vicino, non so chi fosse più vicino. Beh, guarda, sono tutti e quattro vicini. Quello più vicino a te, forse, cioè, c'hai davanti a te, in egual maniera, in egual distanza, sia quello Terenzio che il... Qual è quello con le Birkenstock? Terenzio. Perfetto. Quello anche più ferito. Perfetto, attaccavo lui. Ti colpisce Terenzio con la umana con Birkenstock. Stalliere. No, si pare, ci togli la ciabatta e te la dai in faccia. Certo. Briccheggia pesante. Dalla chat esce un galvanizzante. Fa male a diciamo. Ci meritiamo. È una ciabatta molto sporca. Sì, faccio come se fosse un randello. Ti fa 8 danni. Madonna. 8 danni. Vedete? Ma quelli di prima fanno ben 10. Esatto. Quanti punti ferita hai? Sono a 12. Tu vedete crostini, mais, pomodorini, l'uovo che si spiaccica sulla Caesar salad. E questo uovo proprio che si è avventato con la ciabatta, la Birkenstock, tutto insanguinato contro la faccia della vostra insalata regale. È una scena orribile che non dimenticherete mai più e probabilmente vi causerà incubi per tutto il resto della vostra vita, ovviamente. Ma la Caesar salad può mangiare se stessa?
Per curarmi? Nicola rispondi. Nicola, forza, adesso Nicola devi rispondere. Nicola? Se sei vegano o no? Perché se sei vegano, in teoria, potresti mangiarti. Se sei contro i vegetariani, sei toscano, quindi non so quanta verdura mangi tu. Beh, con la bistecca, la rucolina magari. Allora si può mangiare l'erba dove ti metti la carne. Inizia a calpestare per terra e puoi mangiare. Puoi passare un'azione la prossima volta. A brucare per terra? Bruchi per terra. Perfetto. Che bella serata. La roba più gustosa. Next turn. Gold. Yes. Allora, ce ne sono due. Uno molto ferito. Molto ferito è Terenzio. Uno abbastanza ferito, Liconassi. E due ancora totalmente pieni PF, sia Sir Panfilo che Baba. Allora, Sir Terenzio è quello paffutello, giusto? Terenzio è l'umano paffuto, stagliere e scudiero. Non capisco che tutti quanti vogliono attaccarmi. Allora, prendo il mio yogurt magro, che penso che sia una specie di veleno per questo signorino un po' in carne. Mi piace, sì, mi piace. E lo ficco dentro un quadrello della balestra e cerco di sparare con la balestra. Perfetto, ti do un bonus di più 2 ai danni. Più 2 ai danni vuol dire che quando lancerai il tuo D6, dopo per i danni, se lo colpisci, aumenti di 2 il valore, che è moltissimo. Ok, yes. Va bene, tiro 2. Tiro contrapposto. 2 di 6 come al solito, no? Sì. Io 2 di 6 più 4... faccio bellissimo, si è venuto sull'1 ma in realtà è un 5, faccio 13, una roba devastante. Allora io faccio 5 più 6 11. Si gira verso di te quando vede che stai per lanciare dello yogurt magro, ti lancia in faccia la Birkenstock che hai in mano, ovviamente. Sempre un momento con un combattimento a calzature. È vero? Ma non è, l'avete scelto voi. 2, si dovrebbe fare molto poco. Randello, abbiamo detto. Ti fa un danno. Ok. Pochissimo. Avevi 2 danni ancora, prima. Sto ancora una crema. È un fire, Terezo, comunque. Oh, yeah. Proprio l'erba cattiva non muore mai. Oh, è niente. Baba, vedendo Terenzio soffrire, si avvicina con la padella e cerca di colpire Marvin. Ok. Sempre io 2 di 6 più 4. 8. Mazza storia. Sono arrivati i dadi. 6. Sono arrivati i miei dadi, sì. 6 quanto hai? Più spada, 8. Minchia, 14, colpisci in pieno. Colpisci Baba in pieno. Colpisco io, ma non lo colpisco, perché quando vedo la padella mi pare una parte dell'armatura, quindi gliela strappo di mano e me la metto su un braccio. Allora, mi fai uno scudo. Ti do uno scudo, ti puoi togliere una, è una padella abbastanza piccola, 1 di danno ogni volta che vieni colpito. Perfetto. E adesso colpirà solo a Ceffoni. Molto bello, mi è piaciuto molto. Ma ci puoi fare i perri? Certo. Puoi fare... ai ferri puoi fare. Ecco qui. Ecco Crimson. Sempre io. Cerco vendetta. Sparo con la mia pistoletta a mozzarella a questo punto. Ok, contro? Contro Ciabattaro lì. Quello Terenzio. Di Terenzio. Che è distratto. Vai. E che cazzo. Ho fatto 7. No, 8, scusami, 8. 11. E porco 2. Qua rischi, Qua rischi peso. Lo dice anche Twitch. Tiriamo i danni. Qualcuno che sbraita. Viva il pugnero. Ti prendi sempre un randello perché tira l'altra ciabatta e un danno. Meno male. Quanto hai? 11 ora. Aveva una dieta del Senegal. Beh, e niente. Zitto, buono. Si avvicina anche Sir Panfilo della Grande Quercia, che va direttamente addosso a Staffington, che è tutto buono, zitto e buono. Staffington.
sta lì in botta a guardare. Cioè... Visto che senza armi, perché non si aspettava, trova un ramo per terra. Io in realtà ho sempre il mio maglio, eh. O lui è... Lui ha fatto 13. Ok, io ho contrasto col maglio. Cos'è? No, 02 di 4, scusa. Ho sbagliato. Ho fatto comunque lo stesso risultato, 7 più 14 in totale. Che culo, lo colpisci. Tiri un di 6. 2. Col maglio? Sì. Fai 2 danni. Ok. Ce ne sono 2 molto feriti, una non ferita e uno lievemente ferito. Honeydew. Ci speravo. Provo a fare un attacco combinato insieme alla signora di Alter. Ovvero io mi scaglio su Baba e provo a usare etichetta per appiccicarle sul petto un'etichetta con scritto Alter e il suo nome, come se fosse un badge che lei lavora da Alter. Perché etichetta gli appiccica un'etichetta. Nicola, come stai, Nicola? Due. Cosa godo con un porco. Scusa, non devo andare sotto? No. Ma uno. È in attacco, siamo in attacco. È un uomo. Anche uno al fallimento. Allora, non me ne frega un cazzo, io lo uso lo stesso. Tirami un D. Un D. Dov'è? Che suspense. Tirami un D. Dov'è la tabella? Come degli un ops, giorno. Martino? Un D. Cosa? La tabella degli ops. Farai questa cosa. La tabella di cosa? Ops. Eccoli qua. Tirami un D. Un D66, per favore. Un mamma. Oh Gesù. Quindi 2 di 6, giusto? So i dadi. 56. Perfetto. Ho messo a dura prova sta cosa del D66, no? Che ero stato bravo finora, invece mo' è confuso. 56. Allora, è meraviglioso. Ah, sì? Perché diventi una ventenne. Oggi sì. Io divento una ventenne. Sì, oggi è il tuo nuovo compleanno. Vai subito a fare un balletto su TikTok. E ci rimarrai malissimo se nessuno se ne accorge. In realtà questa è quella tabella degli ops degli stregoni, ma io in Troika lo uso sempre, ogni volta c'è un doppio uno. Immediatamente diventi una nana ventenne. Com'è Andrea vent'anni, per curiosità? Beh, allora, innanzitutto Andrea vent'anni c'aveva i capelli corti. Perché era la sua fase punk e non si era tinta e no era tinta de nero perché era bionda naturale. È bionda naturale, era in fase goticona. Sì, certo che bionda naturale. La barba era più corta sopra. E la barba era più corta e c'aveva i pantaloni quelli mimetici militari, perché era quella un po' aggressiva, che però in realtà cercava solo la tenerezza nel prossimo, la comprensione. Era un po' tank girl. E ha sempre fatto vedere agli altri che non gliene frega niente, però oggi è il suo 20° compleanno e in stile passivo aggressivo non fa altro che guardare gli altri facendo, cioè un po' così, cercando di comunicare con lo sguardo, tipo non è che vi starete a scordare qualcosa, niente. Cioè, non lo so, cioè, voglio dire, vabbè, quando era il compleanno di Marvin, cioè, stavamo tutti là, tutti dei dici. E nessuno se ne accorge, ovviamente. Mi dispiace, nessuno se ne accorge. Ma guarda, allora comunque provo a fare l'ultima cosa con la signora de Alter, che poi ha finito, sì, le sue abilità. E uso la sua ultima abilità, così le usate tutte, me ne avete date 3. Che è chiamare in cassa. E chiama in cassa, non mi ricordo mai il nome del maggiordomo, che hai detto che è tutto fare, quindi insomma. Allora, uno è umano paffuto stagliere scudiero con le Birkenstock e Terenzio. Liconassi invece è il maggiordomo. Non mi ricordo mai Liconassi.
Liconassi perché è tutto fare, capito? Hai detto che è maggiordomo, è tutto fare, quindi insomma farà anche questo. E quindi se mi entra il tiro, una voce in filo diffusione chiama Liconassi in cassa 6. Liconassi in cassa 6, e speriamo che sia lui. Liconassi ha veramente pochissimi punti ferita, quindi se ti entra se ne va. Controllo prezzo. Che tu mi stai suggerendo di farlo su qualcun altro, però io non mi posso rimandare. Ti sto dicendo chi sono feriti, non è che sto tirando pubblico. 5, sto sotto, c'avevo 7. Perfetto, vedi che Liconassi era in corpo a corpo con con chi era Liconassi in corpo a corpo? Che era? Tu l'avevi ferito con l'ascia. Vedi che mi stai dicendo, scusate, mi stanno chiamando in cassa 6, devo andare. Eccomi! Prende e se ne va via. Niente proprio che scompare dalla vista. E io sono sempre ventenne amareggiata. Vabbè, quello sì. Se ne è pure annato, cioè. Vabbè, Sir Pampilo allora, della grande quercia che corre contro De Tortis in lontananza. De Tortis, tu vedi questo ramo fucsia? Vedi proprio che gli esce come della rugiada, capisci che sono lacrime? Ma papà! So che sarete dentro da qualche parte, papà! E ti arriva una stangata addosso. Vale. Tira per difenderti sia te, con tuo figlio. Che bello. Dite che roba. Sempre 2 di 6, no? Sì, 13. Più, scusami? Scegli tu, puoi contrattaccare con l'incantesimo, come vuoi tu. Ah no, io ho la mia ascia. Scusami, un secondo. È un ramo bambino. Non è mio figlio, è un altro personaggio. Sono uno stronzo figlio di puttana. Mi sta caricando un ramo, lo faccio. È vero, è vero. Lo è. Colpisci il ramo. Tronchino. Ciao, tronchino. Se, ma devo mettere tutto il bonus e lascio o solo il livello? Perdonami. Che numero devo aggiungere? No, devi lanciare un D6 semplice adesso. Un che non colpisci il tronchino, colpisci il Sir Panfilo della grande quercia. Ok, io ho fatto 9 qui dadi, ho 2 D6. No, devi lanciare un D6 adesso. Ah, l'avevo preso, okay, non avevo capito. Devi tirare un D6 e vedere sulla tabella delle armi. Uno solo? Sì. Allora. Questa gente che non sa le regole qua. Madonna. Allora, sei con l'ascia. Uno gli fai 2 danni. Altri 2 danni colpisce abbastanza. Anche vedi che è un paladino provetto. Intanto poi sei anche distratto. Papà, perché mi attacchi? Hai detto da fare tu, papà! Mamma! Senti queste urla. Quindi anche questo un po' il pastidito. Devi usare l'incantesimo di fuoco, bruciarli vivi tutti quanti. Ma no, hai dovuto usare l'ascia. Next turn. Scusate. Purple! Io. Allora, davanti a te, tu sei in corpo a corpo col maggiordomo, lo sguattero paffuto, molto ferito. E Liconassi se n'è andato, c'è Baba che è lievemente ferita e il Sir Panfilo ferito. Io lascio cadere la mia spada canterina, crollo in ginocchio, crollo in ginocchio e ho rinnegato tutti i miei principi di cavaliere. Qualcosa si è impossessato di me, una furia oscura che mi urge dentro. Vi prego, uccidetemi e porgo la testa e il collo che non ho al mio avversario. Il tuo avversario ha come armi le Birkenstock. Che morte terribile. Birkenstockizzato? Vieni. Morte per Birkenstock. Allora, ti tira tu, se non ti difendi lui ti tira direttamente un D6. Ok. È un Birkenstock. Signori, questo è di nuovo. Già. Dai, siamo quasi vivi. Una scavata allucinante ti arrivi in faccia, tra parentesi. Randello, ti becchi 8 danni. Ok. Ti gira l'elmo. No, vola via l'elmo. Vola rivelando via l'elmo. Sotto di esso un volto per la prima volta. Ah. È un volto di un ragazzo, giovane, con lunghi capelli neri che gli ricadono sull'occhio. Sembra sperduto, si guarda intorno e fa: compagni, amici, è da tanto che non ci vediamo!
Io chiamo ai brogli. Uccello! Voi vedete Basinci vedendo questa creatura qua. Questa creatura, questo umano qua. Madonna mia. Lime. Abbiamo provato a evitarlo. Eccomi. Ricordi che ho scritto no sotto. Allora, io a questo punto stavo per attaccare Terenzio, che è quasi ferito, ma vedo Ragno. Io attacco Ragno. Perché sappiamo tutti che è Ragno. Vado vicino a lui. No, tra l'altro. Tu lo sai proprio, siamo. Eh sì, tu lui lo vedeva. Certo, ma io ormai sono cresciuto, sono maturato. Vado vicino a Ragno e decido di usare il mio Toramin. Ora. Tu vuoi morire, detto... però vuoi morire tu. Aspetta. Allora, mi avevi detto che io per... Vicino a Ragno c'è, comunque c'è, non è un'azione così stupida, perché c'è Ragno, c'è Terenzio e c'è Baba. Tanto il ferro è un conduttore della Madonna. Esatto. Tuttavia, anch'io sono piano di ferro, perché avendo la mia mantato dei chiavi, cioè un buon conduttore. Però c'ho il succo d'ananas, che, come mi insegnate voi, è antinfiammatorio. Quindi io prima bevo tutto il succo d'ananas. Il succo d'ananas è antinfiammatorio, in effetti. Vero. Dopodiché, così la mia imprecazione. Per le mie urinarie, però, ho appena controllato. L'imprecazione per potenziare il Toramin. E la mia imprecazione è esattamente porco di Arc Megalord. Madonna mia, ti giuro. Mi è venuto un colpo. Si guarda indietro, proprio nel momento esatto in cui il cuore si esplode. Per me è un pochino che lo sapevo, devo dire. Ti giuro. Stacco tutto. Il brivido da pipì. Penso se mi sbagliavo. Che caso. Cioè, poi ti fermavi e facevi... È una roba. Tutti... Allora... È una roba. Tira un di 6 più 1. Vabbè. Allora. Tiro un di... che cavolo, però. Però mi hai detto più... Ah no, 2 era quello che perdevo io. Quindi, adesso faccio la linea. Tu perdi 2 punti... E tutti quelli intorno a te perdono. Ho bevuto l'antinfiammatorio. Ho bevuto l'antinfiammatorio. Hai ragione. Quindi tu perdi, sei infiammato, non perdi... ma le palle no. Esatto, non perdi 2 punti, perdi solo 1 punto. Però ti senti veramente come se avessi avuto 10 litri d'acqua. Cioè, voglio poi fare una pipì di quelle belle cristalline. Mamma mia. C'è la pipì di fuoco come il Ghost Rider di Nicolas Cage. Allora. Prima che c'ho trasparenza. Esatto. Allora, tutti quelli intorno a te si prendono 3 danni, tra cui anche Terenzio, che però questo fulmine per lui è devastante, è come un tizzone colpì un albero, un tizzone colpito da un fulmine, con un focherello, con un po' di fumo sulla testa, cade a terra morto. Baba, anche lei è stata ferita, adesso anche Baba è parecchio ferita, è quasi come il Sir Panfilo. Dexter. Purple. Rain. Perché ho tutto questo ferro, questa armatura che mi imprigiona? Se riuscirò a togliermi questa armatura pesante, vuol dire che potrò tornare in vita. Inizia a togliermi l'armatura. Decidi tu quanti turni ci metto e se loro riescono a fermarmi prima. No, ma vabbè, se me la tolgo, resta Ragno. Cioè. Attenzione, è una guerra, quindi. Io invece vi dico che se nessuno mi fa gli auguri di compleanno, io non faccio niente. Cioè. Guarda, facciamo che l'armatura è torso, braccia e gambe, perché la testa non c'è più, quindi 3 giri di carta. Se c'è qualche tuo compagno con un turno può dirti no, stai buono, che cazzo stai facendo? Se sono solo nemici, diventi Ragno. Next turn, any enemy. Davanti a te, allora c'è solo Baba e vedendoti che ti stai spogliando, a questo punto Sir Panfilo, capendo che non c'è più onore in questo combattimento, ti attacca. Bene. Oh, 14.
14. Aspetta, tiri via 2 di 6. Un ricco 3 più 8 non basta. Tiro. Un di 6. Tre, con la spada ti faccio 6 danni. Ho il ramo, ho sbagliato. Perché sto usando il ramo che è come un maglio, ti faccio 3 danni. 3 danni, gli devo togliere l'armatura pesante che è? Ai danni avevi meno 3. Adesso hai preso un pezzo. E uno scudo ci avrei. Sì, esatto. Quindi se... Adesso hai tolto un pezzo, scegli tu che pezzo toglierti. Le gambe. Ok, perfetto. Quindi qualche posto ferita sul visco? Nessuno. Ok. End of round, finito il round. Round. Non si fa più botte? Sì, finito il round. Adesso inizia. Allora, se qualcuno... Cosa c'è? Quando finisce il round, se qualcuno è morto e non era stato curato fino alla fine del round, arriva destinente. Allora, un'altra volta il nemico, di nuovo davanti a te, incalza Panfilo, solo che si gira verso Cataratta, perché vede che tu sei un attimino, hai reagito, cioè non ti fa danno, cerca di colpire dicendo, vabbè, questa qua è una donna anziana e riuscirò a fargli un pochino il culo. 8, una roba disgustosa. Cataratta è davanti a te. Ma no, non vuoi capire, le persone anziane, la povera vecchietta, povera, scusa. È il figlio di De Cortis. Ok, oddio, figlio di De Cortis. Ammazza. Figlio di De Cortis. Allora. Bella domanda. Allora, cerco di prendere un'altra roba dal mio inventario. Vai. A cercare di prendere l'antiacido. Buona. È un rapino. Tra l'altro l'ananas serve anche a prevenire le cataratte, però io non so se Ma con lo yogurt magro sta benissimo. Coso, no? Nicola. Cosa? Dico, è un rametto, cioè un così. Sì, un rametto. Sì, un ramo, cioè. Ok. Fallo descrivere a De Tortis, è figlio suo. Com'è il tuo figlio, De Tortis? È il figlio di Sligi al massimo, no? Di cazzo era figlio. Lui sente che in te c'è qualcosa di suo padre, non so perché. Va bene. Ok, allora Va bene. Tiro per l'inventario per vedere. Vai. Se riesco a. Non dovrebbe farlo, però, la commessa di Andrea, l'inventario, di solito. Sta là, potete interpellarla. Giusto. A me l'auguri non mi ha fatto. Bruttino. Quanto dovevi fare? No, devo fare 6. Guarda, non puoi tirare fuori l'antiacido, ma hai un antiacido più lieve, ovvero è lo yogurt magro, che è basico. Vero. Allora, niente, mi butto giù... Lo yogurt magro che è rimasto perché avevo cercato un megalo sta boccetta di yogurt magro. Esatto. Vabbè, me lo butto giù e siccome io non ci vedo praticamente una ceppa, sento che mi è rimasto qualcosa nei denti e quindi prendo questo ramoscello e tipo comincio a sgranocchiarlo cercando di togliermi qualcosa dai denti. Allora, è bruttissimo quando si incastra la roba dentro la dentiera, proprio... Tu lo strappi dalle mani di Sir Panfilo, e quindi sì. Anche Sir Panfilo adesso è senza armi, anche lui può agire solo a schiaffoni. Ok. E hai il rametto. Purple, sta a te. Purple sta a me, io continuo a togliermi l'armatura, adesso tolgo il gabbione. Questo qua è il penultimo, eh? Sì. Speriamo che ti non togli la gabbia, qui adesso non hai più le difese. Esatto. Crimson. Chi è Crimson? Io mi curo. Cominciamo a fare in un atto di crudelissimo cannibalismo, comincio a masticare erbe, ortaggi, tutto ciò che trovo per curare. Quanto no, ma si fanno si prostrano davanti a te, guadagni un di 6 punti ferita.
Naturalmente Ragno si toglie l'ultimo pezzo e lancia l'armatura di Marvin lontano. Via! Via! Stupida, stupida armatura! Lime. Eccomi. Io, che comunque... Cioè, io sono andato vicino a Ragno non per colpire gli altri, ma per colpire Ragno. Visto sì. che ce l'ho lì perché ho fatto la cosa, io vorrei aprire la serratura del cuore di Ragno con una delle mie chiavi che posseggo in, addosso alla mia armatura, e utilizzando la mia abilità serratura. Assolutamente sì. Ho 10, quindi speriamo vada bene. Guarda, mi si sta scaldando il cuore. Adesso vi dirò una cosa veramente oscena. Siamo tutti divertiti all'idea, tranne Roberto. Vedo che lui ha tirato pure. Io ho fatto 17. E io so che devo tirare? Come fatto a 17? A 10. Ah, un'abilità. Okay. Io devo tirare su? È quello che vuoi, cioè tu vedi che lui ti mette questa chiave simbolica, questo lucchetto nel petto e lo fa scattare. No, ce l'ho proprio, la stacco dalla mia armatura e gliela infilo. Sì, che te la picca nel petto e si clac. Che cosa vuoi fare? La chiave del cuore. Che mi ha insegnata Luca alle 3 di notte, tra parentesi, Dario. Dovrei tirare su resistenza, giusto? O fai un tiro di resistenza se stai sotto, oppure fai un tiro... No, scusami, o un tiro fortuna, e devi stare sotto resistenza solo i punti ferita, oppure un tiro per attaccare per evitarlo. Faccio un tiro per attaccare. Dai. 2 di 6, giusto? Sì, allora, vale il 5. Hai già fatto 5 più? Più 8. 5 13. Più 8, 13 contro 17. Vince Staffington. Vince, ok. Staffington fa scattare la chiave del tuo cuore. Lo abbraccio. Aspettate, eh. Com'è? Prego, no, Lore, no, lo so cosa stai facendo. No, che okay, no. No. Che cazzo? La chiave del cuore, regà, è lei. Lo abbraccio fortissimo. Molto forte. Molto, troppo forte. Come si chiamava la tua versione nobile e gentile, Robin? Sempre Ragno. No, lo so, ma com'era? Tipo un primo, era biondo, mi ricordo male io. Era biondo, sì, sì. Era cioè, è uguale? Principe. No. Il Ragno. No, ciao, non era il piccolo principe, era un altro. No, ciao, un altro. Mi sei mancato tanto. Ma lui ha deciso quello. Ah, l'ha deciso anche lui. Tu, piccolo Ragno, anche tu, dico mentendo. Hai deciso di fare il piccolo principe di tua iniziativa, Roberto Recchioni. Non me ne è venuto in mente un altro. L'altro che dici tu era la forma finale, era un arcangelo devastatore. Appunto, cioè tu l'arcangelo devastatore. No, c'era anche quello dentro di te, che era il principe... Quello dei capelli biondi che era stato rapito. C'era cioè, pure lo scindato. Ah, è vero. Ormai ho scelto. Ormai ha messo che si è messo ai testimoni che Roberto Recchioni ha deciso di sua iniziativa di interpretare il piccolo principe. Bimbo Ragno. Ciao. Bimbo Ragno, perfetto. Ma non ci siamo già stati qui? Purtroppo sì, piccolo Ragno. Ora ci servi... per sconfiggere questi avversari che ci circondano. Gold! Yes! Roberto Ricchini adesso è uno che indossa le Birkenstock mentre legge il piccolo principe. Sì, è una cosa che boh, cioè... Sono di nuovo io. Sì, se nasce incendiari... Sempre... Se, potessi, se Ricchini di qualche anno fa ti potessi dire. Panizio, come cazzo si chiama quel tipo? Panfilo. Panfilo, c'ero quasi. Panizio. guarda, io ci provo questo, perché mi piacciono queste cose delle medicine, quindi riprovo di nuovo questo inventario. Questa volta cerco di prendere la medicina per l'osteoporosi. Va bene. Oddio, no. Non vedo quanto ho fatto. 9. 9, ce l'ho a 11. Sì. Che cazzo, non ce la fai. No, aspetta. No, aspetta, aspetta. No, ok, c'ho la freccia. Non avevi cambiato i primi 5, scusami. No, infatti, ho guardato dove l'ho scritto, ma non dove l'avevo messo. Sì. L'osteoporosi, no, è a 5. Ok, vai. Yes, allora io mi prendo questa. Perché tanto lui è rimasto senza armi, giusto? Sì. Ok, e quindi mi prendo questa medicina per l'osteoporosi, che quindi. Per me vuol dire che mi fa tipo le ossa super robuste,
ok, quindi divento tipo super corazzata all'interno. E niente, in realtà gli do tipo, cerco di dargli un pugno fortissimo in faccia, visto che è tutto mezzo sconocchiato. Vai. Sapevo 2 di 6, no? Aspetta. Sì. Ok. Tanto l'hai messo male, eh? 3 più... Che, con che arma lo colpisci, scusami? Più... Beh, c'ho ancora la balestra in mano, quindi... Ah, perfetto, con quella lì. Okay. Mi fai 6 danni, il tuo quadrello è decisivo, lo colpisci, anche grazie alla medicina che hai potuto prendere, sei particolarmente scattante, e vedi che Ser Pamphilo, guardandoti, cade a terra con questo quadrello, quasi basito dal fatto che un'altra anziana sia riuscita a sconfiggerlo. E rimane solo la cuoca Baba, molto ferita, con l'etichetta sul petto. E tocca a Purple. Chiedi che a cosa Purple devo fare? Che ecco, cosa che devo fare? Che volete che faccia? Qui c'è una grossa spada. Posso agitarla? Agito verso il primo. Da noi. Quando la agiti, la spada inizia a cantare. Fammi crescere i denti davanti. Bambino Gesù. Sono due. Fammi crescere i denti davanti. Che non crescono più. E glieli fa crescere? Eh? E glieli fa crescere. Ma com'è bello il piccolo ragnetto, spacchiamo la testina, la tipa di Alterina. Esatto, notevole, notevole. Squartiamole, dai su, facciamola fuori questa tipole. Mamma mia la monnezza che hai fatto. 9 e 8, 17. Sono le budelle dell'Alterina. Quanti danni mi fai? 17, tiro il di 6. Sì, 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 17, ah, lei cioè, non potrebbe fare 17 perché al massimo potrebbe fare 16. 2, 6 danni. Anche lei, vede questo ragazzino, si gira quasi con un sorriso, porgendo la mano. Ragazzino, sono veramente a disagio. Sì, sì, sono abbastanza, mi sento freddo. La infilzi, cioè, tutti quanti sono così, c'è cioè, l'erba anche ammutolita, tutto il mondo è ammutolito. Cade per terra, nell'esatto momento. Facciamo la pezzetti. Penso che Gonagai l'abbia ritratta esattamente questa scena. Dopo che tu la colpisci, nell'esatto momento in cui cade a terra, l'ultimo, venite tutti quanti risucchiati di nuovo all'interno della sala degli Amber. Oh, che bella sala! Uccidiamo qualcuno! C'è Amber sul triclinio, passando attraverso lo specchio, tutti quanti possono tornare come erano, se lo desiderano. Se non lo voglio desiderano. Sapere, se lo desiderano, non voglio saperlo adesso. Amber vi guarda e fa, oh, meraviglioso! Come sapete, qualcuno ha sempre cercato di interferire col mio meraviglioso e gaialdo torneo degli Amber. L'altra volta era stato un malo disgustoso. Questo giro, queste tre persone che hanno deciso di tagliare il budget, la roba non si poteva, cioè, non ha voluto mangiare a posto del budget, queste cose qua. Bravi, molto bravi. Posso esaudire il desiderio di uno di voi? Tra parentesi, Marvin, dovrei dirmi il tuo nuovo desiderio, perché tu sei diventato già umano. Io credo che non voglia tornare Marvin. Eh no. Bimbo ragno. Allora, innanzitutto, The Tortis, una promessa è una promessa. Tu hai, senti in tasca qualcosa, ed è una specie di capsula, di vetro, diciamo qualcosa, un cubo, con dentro quella che è una sfera incredibilmente luminosa. Il problema è che si vede ovunque, cioè come se avere la torcia accesa nei pantaloni, no? Cioè vedi, ti passa attraverso. Sei contento di vederci. No, è proprio un quadrato. Tu guardi stupido. E sembra che ci sia un sole. Ok. E se l'hai in tasca, lo senti molto calore. Poi c'è Bimbo Ragno che alza la mano. Prego.
Voglio tutto... sceglierlo io il desiderio. Ecco, va bene. Dimmi. Beh, sono l'ultimo arrivato. Certo. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Giusto? Sì. Voglio 6 robot che si compongono insieme in un robot gigante! Forse lo voglio anch'io. Non vedo errori. È una delle primissime volte che mi trovo d'accordo con Rani. non vedo errori, onestamente. Posso essere io sarò porta. Il Ranger rosso. Posso essere tutti voi. A me non me ne frego un cazzo, adesso ce l'ho pensato proprio questa sessione. Tutti quanti voi cambiate il colore dei vostri vestiti. Ognuno di voi si trova uno strano bracciale al polso destro. Un bracciale con scritto Dredr. Perché delle no? strane rune che non avete mai visto. E in quello un secondo specchio si illumina. Non siete voi a perdere. Dovete immediatamente. La prima prova l'avete superata. Manca la seconda. Andate. Era un po' gigante! Corri, immediatamente. Come sempre, no, Marvin? Un piccolo ragno, non so che cazzo sei adesso, bimbo ragno. Eh? Avete tutti quanti, siete di un colore diverso, mi dovete dire i colori per la prossima volta. E avete Rosso! Questa cosa qua. Tutti quanti correte all'interno dello specchio. Lo specchio è totalmente scuro. Entrate. Sentite per qualche tempo come una piccola caduta all'incirca di un metro. Cazzo, tu plani, vero? Tu plani? E poi sentite plano e tiro fuori il sole in miniatura. Tiro fuori il sole in miniatura, grazie, grazie. Sentite no. E un interribile odore di guano. Certo. Insomma, perché no? Le vostre narici. No, il sole, la cosa più infiammabile che esista al mondo, è appena stato tirato fuori. Ma il resto, alla prossima sessione. Non male che abbiamo i robottoni. Vabbè, esatto. Facilissimo risolvere quel dungeon, basta chiamare i robottoni. Però cosa se ci pensi è la soluzione più o meno a tutto. Anche all'odore di ammoniaca. Anche alla tristezza. Tranne ad altri robottoni. E a Godzilla. No, non li risolvi, dico, non lo risolvi Godzilla con robottoni. Dipende, potrebbe essere Godzilla che risolve il robottoni. Ma soprattutto se non c'è Mega Godzilla. Soprattutto se noi iniziassimo questa conversazione sul serio, tu per quanto ne potresti parlare con assoluta serietà di questo argomento? Anche per un paio d'ore serenamente. Secondo me ci si può lavorare. Allora, colori, io prenderei il nero. Chi è Kale? Quello figo è il tio. Chi lo fa il bassista carismatico? Io voglio essere giallo. Ok. Io ho 20 anni. Quindi rosa. Io sono mimetico. Sto verde mimetico. Verde è il più figo dei Power Ranger. Certo. Ai Power Ranger ancora ti seguo. E anche perché vengono costantemente rinfrescati, non è che... Sì, infatti. Drawings and Ranger, quindi, Ma Nicola a chi sta schiena mail? Penso alla Bandai. Ma probabilmente c'è un gioco di ruolo ufficiale dei Power Ranger. Assassino. C'è? Il gioco di ruolo ufficiale dei Power Ranger. Lo faranno. Lo voglio. Ecco. Lo fanno quelli della Renegade. Che mi è rimasto il blu. Ma si sta carismatico. Sta molto bene. Ti è rimasto anche il fighissimo bianco, che di solito è il verde che si trasforma e diventa bianco. Ce lo vedo molto bene su Andrea. Sì. Io vedevo il giallo su Andrea. Me l'accollo. Il giallo se è già stato preso. Mi accollo il bianco, allora. Se no. Guarda, c'è anche il rosa, eh. Comunque... Power Ranger rispettabilissimo. Bellissimo. Io comunque ho deciso che rimango ventenne. Questa cosa qua è venuta fuori alla fine, così almeno ho una settimana di tempo per pensare. È successo tutto alla fine, cioè nel senso tutti gli stravolgimenti di status quo sono accaduti negli ultimi 5 minuti. Sì. Bene ragazzi,
Allora, Nicola, le regole per l'assemblamento dei robot stanno al capitolo 22, no? Sì, certo. Guarda che secondo me gira gira una regola, una home rule la tiriamo fuori. ma forse qualcosa c'è. No, io sto godendo tantissimo perché ti sto facendo rivivere il mio incubo, la mia prima campagna di Cthulhu che finì con i giocatori che c'erano un robot gigante. Non voglio neanche sapere, sarà fatta. Posso sapere perché? Sì, l'ha permesso. Ma perché con Cthulhu? Come la storia mi ha portato lì! Certo. La storia. Tu. Poi un giorno ce lo racconti. Maledette storie. Il giocatore preferito di tutti qua. No, tutti era il master. Ah, ok. Ho proprio patito, cioè. È stato proprio che non sei riuscito a trattenere, era puro istinto creativo, era il c'era sta statua gigante che poteva essere animata, non mi aspettavo che ognuno di loro prendesse un arto e componesse un robot gigante. Ok. Vabbè, effettivamente però nella nostra campagna di Call of Duty Denise è diventato un essere pentadimensionale. Vabbè, lì ci sta. Cioè, quelle cose lì ci stanno. Ragazzuoli, allora, no. Mezzanotte e 5, siamo stati anche nei tre giorni. Hai visto che bravi bravoni? Regolata, mi avete fatto penare un po', ma questa è la cosa bella del gioco di ruolo. Vedrai la prossima volta. Non c'è una puntata dove non hai penato, sicuramente. Sì, no, infatti, ah. sono fradi, cioè se mi faccio una doccia e poi esco. Io pure. Me sono fatta prima la sessione ed è stata inutile. Io pure. Allora, io ringrazio innanzitutto tutti quanti voi giocatori, grazie, mi sono veramente divertito, ho ghignato. Grazie a te, Nico. Ho improvvisato qualsiasi cosa, è stato molto bello. Veramente abbiamo regolato duro, non so cos'è partita questa musica. È partita Roberto, è già alla prossima. È già partito. Quindi veramente grazie anche a tutta la chat, grazie mille. Grazie a Marchino, bello, per i commenti fuori campo. No, grazie a Marchino. È un piacere, per la regia, per sopportarmi e amarmi tutti i giorni, grazie. Devi dirlo ogni volta. Sì, tutte le volte. Quindi, noi torniamo mercoledì, giovedì prossimo, con la terza sessione di Drawings and Dragons, dove la penultima sessione dove voi sarete dei mecha dentro un dungeon. La cosa più importante è trovare il nome del mecha unito, sì. Adesso facciamo subito un sondaggione sulla nostra chat personale. Esatto, qual è il nome del nostro mecha unito? Sì. Esatto. Mega stronzo. Ho già. Grazie Riccardo. È un po' troppo sottile mega stronzo. Mega stronzo. Drawing the Megazord. Dark Mecha Lord. No, vabbè, dalla chat suggeriscono i Rob Ottoni. Ma va a cagare. Alla chat. Povero Ottoni, ho portato adesso. Ragazzi, anche scherzi a parte, grazie mille. Adesso scappo fuori con Ottone, povero, che è là che guarda la finestra disperato. Adesso usciamo. Grazie mille a tutti quanti, veramente. Grazie a tutti. Noi ci vediamo giovedì prossimo, yes, per la terza puntata della penultima puntata di Drawings and Dragons. Grazie per averci seguito. Siamo sulla nostra pagina Facebook, ci trovate sempre, potete scrivere, farmi sondaggi, facciamo le varie cose. Questa puntata qua, se non l'avete visto all'inizio, la trovate sul canale di Drawings and Dragons, ve l'è caricata il domenica o lunedì, qualcosa del genere. Lunedì. È caricata. Quindi, ci vediamo settimana prossima. Ancora grazie, continuate a ruolare duro sempre, perché se lo fate siete delle voci di Marchino fuori campo. Quindi, ciao a tutti ragazzi, grazie. Ciao. Buonanotte. È una coreografia la prossima.